Buonasera e benvenuti a una nuova puntata della Notte del Mistero. Abbiamo Valerio Scrivo in diretta con noi e Marco Sciarretta. Buonasera a tutte e due. Prego. Sì, ci sei? Sì, l'imparatore di Marco va bene. Come? Marco è inquadrato bene? Sì, sì, sì. Ah, perfetto, va bene. Bellissimo. Allora, mi ha detto per pressare il numero, per favore, Valerio. Mi senti? Sì. Dicevo, manda in sovraimpressione il numero di telefono. Sì, 055 24 77 985. Lo metto subito in sovraimpressione. Allora, buonasera a tutti. Stasera abbiamo Marco Sciarretta. Marco Sciarretta è abbastanza conosciuto. Non so se qualcuno non lo conosce, ma lei ci dice un po' qualcosa. Lui c'ha una pagina Facebook che è straordinaria. Allora, come dicevamo prima del preambolo, sì, beh, in effetti è un gruppo nato 3 anni fa, fondato da me, che originariamente era intitolato soltanto in maniera specifica alla vicenda dell'omicidio di Nada Cella, quello di Chiavari, di 26 anni or sono, di cui altre volte abbiamo parlato, abbiamo avuto occasione di parlare proprio qui in radio. E niente, poi dopo qualche mese ho deciso di allargare un po' il tema del gruppo, cambiando il titolo e generalizzandolo, quindi facendolo diventare omicidi irrisolti nella storia della cronaca nera italiana. Quindi ad oggi siamo, però in maniera preponderante, casi di omicidio riguardanti l'Italia, più che altro tutti avvenuti in Italia, tema concentrato sugli omicidi in Italia, tutti i casi risolti. Attualmente siamo, diciamo, sui 33.000, poco più di 33.000 iscritti, e beh, insomma, andiamo avanti, ce la caviamo bene, possiamo dire che ce la caviamo bene. Ci sono dibattiti aperti tutti i giorni, come anche Valerio che ha scritto può vedere, quindi anche lui partecipa al gruppo. Poi vabbè, c'è anche Igor Patruno, il nostro amico Igor Patruno, che approfitto per salutare, anche se stasera c'è, però gli mando un grosso saluto. Parte, poi ci rivedremo anche con lui sicuramente. E niente, quindi questo è il gruppo, questa è la pagina, è la pagina Facebook. Scusa Marco, si sente male la tua voce, con cosa ti stai collegando? Con telefonino, col computer, con cosa? Sono sul computer. Ora è a posto, c'era un problema su due connettori. Sì. Perfetto, sì, mi sento benissimo, Valerio. Sì, sì. Ma il volume, scusami, del computer è tutto abbastanza. No, non puoi abbassare perché se non parli tu. È abbastanza alto. Ma va bene, ok. Sì, ora ti sento vedendo, bene. Ma no, perché anche dalla chat. Avevamo un problema qui in regia, risolto. Ah, quindi ora. Risolto, sì, sì. Era un problema tecnico loro. Quindi io ringrazio da subito, ringrazio Valerio che stasera mi ha invitato per insomma, diciamo, ampliare un po' il tema, allargare un po' il tema a qualche altro caso molto particolare di omicidio. Parliamo sempre di omicidi avvenuti in Italia e cogliamo così l'occasione di riportare in auge anche altri casi che sono rimasti purtroppo irrisolti
E questa sera, come poi adesso vi dirà un attimo Valerio, parleremo di un caso davvero molto molto misterioso. Sì, intanto volevo lanciare il messaggio di iscrivervi al canale YouTube della radio, attivare la campanella e se potete fare qualche donazione perché la radio ne ha proprio bisogno. Sì. Se volete, se lo potete fare tramite gli sticker, super chat, ma anche con una donazione all'Iban che credo sia sulla pagina YouTube della radio, l'Iban è Sì, intestato sì, sì. proprio a Daniele Bronzi. Basta anche un euro, basterebbe Diciamo che è abbastanza urgente, va, mettiamolo così. anche. Va Anche bene. se continua a rimanere ottimista, ma ahimè, Bene. è così. Cioè, l'ottimismo ci vuole sempre. Eh sì, però è sempre più difficile, eh? Sì, Sempre. questo, lo so, vabbè, speriamo di superare questa difficoltà. Speriamo. Il sale della vita. Dicevo Marco, tu hai scelto un caso fra tanti, perché la tua pagina Facebook ho visto che parla di tanti casi criminali. Perché hai scelto proprio questo e quale hai scelto? Allora, innanzitutto lo dico subito, cerchiamo di aprire un dibattito stasera di riportare in auge questo caso che è noto come l'omicidio delitto del college di Urbino, l'omicidio della signora Floride Cesaretti, della portinaia del college di Urbino, avvenuto il 27 novembre 1998. E sono stato, come dicevo a te, poi anche Valerio in privato, sono stato molto, molto. Questo caso ha catalizzato la mia attenzione, anche vabbè, al pari di altri, ma ha catalizzato la mia attenzione in maniera particolare. Mi è rimasto impresso per tutta una serie di motivi che poi andiamo un po' a tirare fuori, andremo un po' a sviluppare stasera. Perché io, almeno io personalmente, sono molto attratto da questi casi, soprattutto da alcuni scenari in cui avvengono certi omicidi, così la location, chiamiamolo anche così, sono molto attratto da questo, lo scenario dell'omicidio, l'atmosfera particolare in cui avvengono certi omicidi, e questo di stasera. Meno personalmente, cioè vi posso garantire che si calerebbe bene in qualche scena di un film di Dario Argento, per tutto per come è avvenuto e per l'alone, e proprio per l'alone di mistero che c'è sopra, che c'è intorno, questo college, proprio questo ambiente, questo college, questo ambiente particolare sulle colline. Sopra Urbino, come dicevi anche tu nell'annuncio, la culla del Rinascimento. E ho scelto questo La città natale di proprio per Raffaello. la città di Raffaello, esatto, e grande città universitaria, famosissima. E Bellissima, tra l'altro. ho scelto questo perché, ecco, proprio per questo motivo, sono magari più attratto da questo tipo di casi che non per dire, che so, da l'omicidio che avviene magari, che so, per strada o in un parco pubblico, su un treno, su una metropolitana, ma. Faccio così per buttare degli esempi, ma ci sono dei posti che mi attraggono Questo particolarmente. in effetti. E Scusa, scusa quindi. un attimo, Marco. Sì. Daniele, abbiamo un problema. Vedo, c'è il video che si è bloccato. Non so perché. Va bene, allora andiamo. Quindi ora siamo solo radio, si può dire. Sì, ha audio sia su YouTube perché comunque vi sentono. E audio ovviamente sullo streaming delle radio, ma è stranissimo perché boh, non so. Aspetta, ok, risolto, vai anche questa.
Ok, va bene. Stasera Scusa, è così, Marco. stasera è così. Perfetto. C'è Sbloccato qualche tutto. problema tecnico ogni tanto, vabbè, comunque ci siamo. Capita, in regia capita. Sì. Può capitare. Tutto a Allora, posto. Marco, per fare il punto, siamo a Urbino, Siamo a Urbino, città sì. universitaria, però non siamo nel centro di Urbino, se ho capito, siamo sulle colline di Urbino. Siamo più, sì, esattamente, siamo più sulle colline. Ma è un posto isolato questo? Di per sé, dunque, il college si chiama il Colle, Ah, si chiama. però si chiama, denominato il Colle, però fa parte della cittadella universitaria. Aspettiamo Valerio un attimo. Sì, che non so. Vabbè, questa sarà, ragazzi. Succede. Valerio, ci sei? Eccolo. Scusate, Prego. è tornato. L'ho detto e Sì, se no, ho la preso solo un bicchiere d'acqua e basta, tutto qua. duccia. Continua, Ok. scusa, Marco. Allora, il Colle fa parte della cosiddetta cittadella universitaria, perché oltre a quello vi sono ben altre quattro strutture, quattro grandi palazzine, di cui ora non ricordo i nomi nel merito, però vi sono ben altre quattro palazzine lì intorno nella zona che costituiscono appunto la cittadella universitaria, quindi non c'è solo il college, il Colle. Ok. Diciamo subito che è un ambiente molto che si snoda molto a mo' di labirinto, di Dedalo. Questo è un autentico Dedalo. Io ho visto diverse foto del posto. Ti posso assicurare che è un autentico Ma tu labirinto, dici all'interno? sia All'interno. all'interno che all'esterno. Sia all'interno che all'esterno. All'esterno, soprattutto, è una specie, come dire, di mosaico con tutte stradine che si intersecano fra loro. Ah, una piccola Poi, cittadina, una cittadella. sì, proprio una cittadella universitaria. Tutta una serie di strade e stradine che si intersecano fra loro, come a formare un mosaico, e collegano le stanze di tutto il college, collegano fra loro le stanze di tutto il college, con il corpo, a sua volta anche con il corpo centrale del college, dove poi c'è l'ingresso principale con l'atrio e la reception. Quello si chiama corpo centrale, quindi focalizziamo l'attenzione sul corpo centrale, che poi è in pratica l'epicentro del crimine. Scusa Marco, questo nel 98 era già così un dedalo di stradine. Esattamente, nel 98 era così, ho visto le foto dell'epoca, nel 98 era già così, e quindi te lo confermo. Ed è un autentico ambiente, ti dico, quindi per muoversi, diciamo subito che per muoversi da quelle parti bisogna essere molto, ma molto pratici, perché ci si perde facilmente. Per una persona che non conosce bene il posto, o che ha qualche minimo dubbio, si perde in un battibaleno. Questo è molto importante già come premessa per andare poi a vedere quella che sarà la scena, l'epicentro del crimine e dell'omicidio della Cesaretti. Allora, se volete, io vi Dici un po' faccio qualcosa della Cesaretti, mi adesso, spiego meglio. sì, Quanti vi faccio. anni aveva all'epoca? Sì, partiamo con questa premessa della signora Cesaretti. Dunque, era una signora giovane di 47 anni, sposata con due figli, già piuttosto grandi, perché il primo figlio l'aveva avuto a 20 anni, due figli appunto già piuttosto grandi, di cui la prima era, penso sia ancora, un'avvocatessa che esercitava a Milano, e l'altro, il figlio maschio, gestiva un negozio di scarpe proprio lì giù a Urbino. Questi erano i figli della Cesaretti. Cesaretti, la quale Floride conduceva una vita normalissima.
tutta divisa fra il lavoro e la famiglia. Una signora senza, nella cui vita non c'era la minima ombra pesante, che dir si voglia, non c'era la minima ombra su questa signora. Quindi una vita tranquilla, normalissima, con delle amicizie, a sua volta normali, senza alcun problema. Aveva delle conoscenze, delle amicizie, ben voluta da tutti, stimatissima. E soprattutto stimata anche sullo stesso posto di lavoro da tutti gli studenti che la conoscevano, dalle centinaia di studenti che frequentavano il college e che la conoscevano, perché erano diversi anni che già Floride lavorava in quella struttura. Quindi, sia gli studenti che i professori, che gli stessi professori che appunto frequentavano il college. Ora, questa era un po' rapidamente la figura della Cesaretti. Dimmi solo una cosa, Marco, ai fini sempre di quello, può sembrare domande brutte oppure fuori luogo. Era una bella donna, mi pare anche. Sì, Allora la foto. una bella signora piuttosto piacente. Sì, ho visto anche diverse sue foto dell'epoca. Sì, una bella signora. Non era chiacchierata questa donna. Assolutamente no. Una vita, Irreprensibile. Il sì, marito, scusami, sai cosa faceva? marito non proprio, non lo ricordo. Va bene, ok. Marito non saprei di preciso. Però, ripeto, in famiglia assolutamente nessuna ombra sulla vita familiare di questa signora. Quindi diciamo, perché poi quando entrerai nel vivo del delitto, vediamo come, insomma, non sia un delitto qualsiasi questo. Quindi non No, ci poteva essere qualcuno assolutamente. che per rabbia, per rancore o per qualche altro motivo la poteva uccidere, almeno Adesso che a, entreremo sicuramente, perché purtroppo, nonostante la Cesaretti fosse una persona così ben voluta da tutti, simpaticissima, voglio dire, eppure viene trucidata in quel modo. Quindi, però poi adesso che ci addentriamo meglio nella Sì. storia, poi lo dirò, c'è un particolare molto forte che già consente un po' di dirimere, cioè ci pone a un bivio questo particolare, quindi consente di scegliere una pista. Per quanto riguarda il movente, di scegliere una pista piuttosto che un'altra, perché poi lì tutti andarono un po' a pensare al fatto della rapina, del furto finito male. Adesso dobbiamo addentrarci un po' per capire bene qual è questo particolare. Dunque, siamo a novembre. Siamo al 27 novembre, sì. C'è qualcosa di Allora, particolare da dire su questa giornata? C'era la neve, era c'era la. la neve, c'era la neve, non molta, ma c'era. Eh Importante questo, sì, vedremo perché è importante anche questo. Sì, però c'era la neve. Ora, per cercare di andare un po', di cominciare ad andare un po' subito al sodo, vediamo cosa accade. Dunque, innanzitutto la Cesaretti svolgeva. Quindi, come dicevo prima, già da diversi anni era occupata come portinaia presso il college. Dunque, i turni di lavoro della Cesaretti erano questi. Durante la settimana, 2 giorni lei era di servizio di mattina, 2 volte il pomeriggio, 2 volte aveva il turno di notte. Altre 2 volte era di riposo. Il giorno dell'omicidio, il 27 novembre, era appunto in servizio di notte. Ora accade questo. Vi faccio subito un excursus per capire bene fino a che ora la Cesaretti era ancora viva. Dopodiché
come disse il medico legale, subito nell'autopsia, questa morte della signora è sicuramente da circoscrivere fra le 4, 4 e mezza e le 5 e mezza del mattino. Questo è un punto fermo. Quella sera, il turno di notte di Floride iniziava intorno alle 22.30, 22.45 e lei sarebbe dovuta smontare dal turno alle 6 del mattino seguente. Ora, i movimenti, più o meno gli orari di quella notte, i punti fermi sono questi. All'una di notte Floride è al telefono con sua figlia, perché chiama sua figlia a Milano per parlare così del più del meno, per fare quattro chiacchiere. È lei che chiama la figlia? È lei che chiama la figlia, sì, come ha raccontato, come poi raccontò la stessa figlia agli inquirenti. Lei chiama la figlia a Milano per fare quattro chiacchiere, anche per ingannare un po' così il tempo. Parlano del più e del meno, restano un po' al telefono. Dopodiché Floride si congeda, saluta la figlia. Quindi arriviamo a una telefonata del tutto normale, giusto? Del tutto normale. Del tutto normale, una normale telefonata fra madre e figlia per salutare. Non è che la figlia, col senno di poi, ha potuto dire forse mia madre? No, non è normale. Questo che non ha testato niente. No, assolutamente. La figlia ha raccontato tutto per bene. Sì. Era una telefonata normalissima. Mia madre mi ha chiamato perché così voleva sentirmi, voleva passare del tempo, era in servizio di notte. Lo faceva ogni tanto, presumo. Lo faceva, era anche, esatto, era anche, fra l'altro era anche solita farlo. Bravo. Ora, e ci resta anche un po' al telefono, anche un po' di tempo al telefono con la figlia. Tanto che si arriva più o meno alle 3.30 del mattino. Però alle 3.30 del mattino, qui cominciamo a entrare un po' nella fascia incriminata, perché alle 3.30 si cominciano a verificare delle cose strane. Alle 3.30, quando Floride ha già smesso di parlare con sua figlia al telefono, rientrano al college tre studenti che stavano andando a dormire, tornavano da una delle tante serate trascorse giù in città ad Urbino. Rientrano questi tre studenti, questi tre giovani, e appena entrati nell'atrio, vicino alla reception, hanno testimoniato anche loro, ci scambiano due chiacchiere velocemente con la portinaia, che li conosceva, scambiano due chiacchiere, due risate, e a questo punto attenzione al particolare che dicevo poco prima. Uno di questi studenti dice a Floride: come mai sei ancora alzata a quest'ora? Sono le 3:30, non vai a dormire ancora? Perché lì dietro la guardiola di Floride c'era un piccolo stanzino con una branda dove appunto anche altri portieri usavano poi riposarsi e coricarsi durante il turno di notte. Quindi c'era questo stanzino con la branda, al che questo ragazzo gli chiede: come mai sei ancora in piedi? E lei, attenzione qui, risponde questa cosa: sto aspettando qualcuno. È interessante. Quindi teniamo questo punto fermo. Lei quindi, dice: scusami un attimo Marco, giusto per, scusa ti interrompo ogni tanto. Sì, sì. Ma quindi lei era la custode di questa struttura, sì. E quando gli studenti andavano, questi dormivano, oppure erano costretti ad alzarsi per aprire gli studenti? Ecco, adesso ci arriviamo. Adesso okay, ci arriviamo. Vabbè. No, è una giusta domanda, adesso ci arriviamo subito. Perché, anzi rispondo adesso, perché c'erano non solo l'ingresso principale, ma poi lì sotto, che ho avuto modo di vedere la piantina della struttura. Dunque, non c'era solo l'ingresso principale, ma bensì altre tre entrate, che non sono poche. C'erano altre tre entrate che collegavano
al corpo centrale, quello che noi chiamiamo corpo centrale, che sarebbe il pian terreno. Identifichiamolo col pian terreno, con la reception e l'atrio principale, però c'erano altre tre entrate. Queste altre tre entrate, il corpo centrale del college di norma chiudeva a luna di notte, chiudeva i battenti. E quindi a quell'ora, a luna, tutti i portieri, a seconda di chi si trovava a svolgere il turno di notte, dovevano fare il giro per andare poi a chiudere. Anche assicurarsi di chiudere a chiave le altre entrate, le altre porte di accesso, che erano tre, oltre a quella principale del pian terreno. Quindi Questo in teoria, il loro compito era chiudere tutte le porte, in pratica. il loro compito in teoria era questo, di chiudere le porte all'una di notte. Questo in teoria. In pratica ciò non accadeva però. Semplicemente perché non accadeva, perché c'era molto movimento. Quella era una cittadella universitaria. C'era molto movimento anche di notte, perché gli studenti, tanti studenti, rientravano dalle varie serate trascorse a Urbino, nei locali, nei pub, e quindi facevano anche tardi, tornavano anche ben più tardi dell'una di notte. Per cui, nella pratica, all'atto pratico, queste porte non è che fossero chiuse, non venivano chiuse a chiave. E gli stessi portieri le lasciavano così perché sapevano che molti studenti usavano tornare tardi di notte. Quindi loro all'una, i portieri all'una, una volta arrivati all'una di notte, si fermavano lì, dice, pensando che altri studenti poi sarebbero rientrati tardi perché facevano tardi in giro in città, lasciavano queste porte aperte. Ecco perché in teoria avrebbero dovuto chiuderle, ma in pratica non le chiudevano. O se magari ne chiudevano una e non chiudevano le altre due, che so, o viceversa. Ma la porta Quindi principale, quella della reception, quella rimaneva aperta. esatto, la porta principale anche quella era aperta, quella che dava sulla reception principale. Tant'è che appunto alle 3:30, intorno alle 3:30 di notte, quando lei aveva finito di parlare con la figlia, sono rientrati quei tre studenti che poi l'hanno incrociata. Lei era lì in quel momento, quindi era ancora viva alle 3:30 perché l'hanno incrociata, e ci hanno scambiato due chiacchiere veloci. Quindi quando uno di questi poi gli chiede: ma come mai sei ancora alzata e non vai a dormire? Sono le 3:30, lei risponde questa cosa: sto aspettando qualcuno. Quindi questo è molto importante, Certo, penso. è importante, sì. È importante, perché dopo un po' trascorre una mezz'ora, arriviamo alle 4. Alle 4 circa, 4, potranno essere 4:10, alcuni studenti che erano affacciati a una finestra di una camera ai piani superiori, vedono chiaramente un'auto che si allontana abbastanza velocemente in discesa fuori sulla strada principale. Questi studenti vedono questa macchina che si allontana e sono le 4:10 più o meno. Riconoscono il modello di questa macchina. Il modello non lo adesso l'hanno riconosciuto, non lo ricordo io il modello. Io sono andato a rivedere le carte. Io sono andato a rivedere le carte. Non sono riuscito a rivedere che modello fosse questa macchina, che tipo di macchina fosse, però loro l'hanno riconosciuta abbastanza questa macchina. Detto verso le 4:10. Sono circa le 4:10, 4, 4:10, 4 e un quarto. Diciamo fra le 4 e le 4 e un quarto. Però Scusa Marco, ti interrompo un attimo. Di che dimmi. anno Del stiamo parlando con la precisione? 98. Perché c'è tanta gente che chiede se all'epoca c'erano le telecamere. Io credo proprio Non c'erano. di no. No, ecco, ok, No. perfetto, bene. No, lì fuori proprio non c'erano. Questo poi Appunto. siamo andati. No, no. Beh, niente. Quindi sono 4, 4 e un quarto. Dicevamo, però, i ragazzi che sono affacciati alla finestra, quando
questo poi l'hanno detto agli inquirenti, questa macchina hanno riconosciuto di quale tipo fosse questa macchina, e l'hanno detto. Poi ci torneremo sul particolare della macchina, che è interessante. Bene, arriviamo alle 4:30 circa, due assistenti universitari rientrano anche loro al college per andare a dormire. Passano dell'ingresso principale, che è aperto. Attenzione, è ancora aperto. Passano, a questo punto non vedono nessuno, sia nell'atrio e sia nella guardiola, quindi dietro il bancone, dove prima c'era la signora Floride. Non vedono nessuno. Chiamano un attimo la portiera, lei non risponde, non c'è, e loro se ne tornano su in camera a dormire. Arriviamo alle 5, passata un'altra mezz'ora. Alle 5 una collega di Floride, che poi ha raccontato agli inquirenti, telefona da un'altra struttura, da un'altra delle palazzine lì vicino, perché lavorava, faceva la portiera anche lei, era una collega della Cesaretti, quindi chiama per parlare con la Cesaretti, per fare due chiacchiere, disse questa signora. Voleva anche lei passare tempo. Sì, mancava un'ora, diciamo. Mancava ancora un'ora, esatto, alla fine del turno. Mancava ancora un'ora buona. Chiama e non risponde nessuno al telefono. E sono le 5. Fa diverse volte, prova a insistere, ma non risponde nessuno. Quindi siamo arrivati alle 5. Dalle 5 alle 6 non succede nulla. Alle 6 del mattino arriva, per il cambio del turno, arriva Riccardo, l'altro collega di Floride. Arriva Riccardo per dare il cambio turno. Riccardo entra nell'atrio, non trova nessuno, nemmeno lui, come i due assistenti universitari precedenti. Riccardo entra e comincia a chiamare Floride. Ti devo dare il cambio, dove sei? Perché teoricamente lei doveva essere già lì, no? Lei doveva essere già lì, perché sono le 6. Riccardo è arrivato puntuale e doveva prendere servizio di mattina. Quindi Riccardo chiama, dove sei? Ti devo dare il cambio. Non risponde nessuno. Riccardo si avvicina alla porta della guardiola e si accorge che la porta è chiusa a chiave dall'interno, tant'è che poi la chiave verrà ritrovata infilata appunto nella toppa sul lato interno della porta. Riccardo quindi vede la porta chiusa a chiave e cosa fa? Dato che doveva prendere il suo tesserino da dipendente, il suo tesserino di riconoscimento, scavalca il bancone. Aspetta, scusa un attimo, faccio una piccola... Dunque, sì. Lui è... Abbiamo, per capire come è fatto questa struttura, abbiamo un atrio, all'interno dell'atrio c'è una guardiola. C'è il bancone, c'è questo bancone piuttosto grande. Per accedere al bancone deve aprire una porta, che però è chiusa a chiave. Lui la trova chiusa a chiave. Per passare, per accedere di là c'era la porta sulla destra del bancone. Immagina frontalmente come entri, c'è questo bancone. Quindi lui scavalca il bancone per portare. E lui è costretto a scavalcare, perché altrimenti sarebbe entrato. Invece trova la porta chiusa dall'interno, chiusa a chiave, e quindi cosa fa? Scavalca. Sì. Perché diceva che doveva prendere il suo tesserino che era nel cassetto dall'altra parte. Scavalca questo bancone, continua nel frattempo a chiamare la collega che non risponde. Va nello stanzino, nel retro, dove c'era la branda, e vede che la coperta è leggermente scostata, cioè la coperta leggermente scostata della branda, nemmeno tanto, però un po' era scostata, come se qualcuno si fosse già alzato dal letto, e vede le pantofole, ci sono le ciabatte, le pantofole di Floride che sono ai piedi del letto. Floride però non c'è,
A quel punto Riccardo si preoccupa. Pensa per un momento, sarà andata giù in bagno. Perché il bagno era giù. Perché una volta entrati nella guardiola, poi c'era sulla destra la rampa di scale che portava giù, verso lo scantinato, dove c'era il bagno. Dove poi vedremo c'è anche una ghiacciaia e il montacarichi. Questo al piano giù, scantinato però, eh. Quindi Riccardo si preoccupa. Si preoccupa e a quel punto si affaccia sulla gradinata, sulla rampa di scale, per andare a vedere cosa succede. E si trova davanti questa scena da film horror, perché tutta la rampa di scale è completamente insanguinata. Ci sono diverse strusciature anche di sangue lungo le scale, alcuni schizzi di sangue sono anche sulla parete laterale delle scale. Si precipita giù perché, vedendo a quel punto tutto quel sangue, già intuisce ovviamente che è successo qualcosa. Si precipita giù e alla fine della rampa di scale, proprio subito a destra, fra il montacarichi e la porta d'ingresso della ghiacciaia, scopre il corpo di Floride che è riverso a terra, in posizione prona, pancia giù, con le braccia allungate in avanti, la testa rivolta verso la porta della ghiacciaia e le gambe al di qua, verso il montacarichi, per capirci. Quindi era fra il montacarichi e la porta della ghiacciaia. Quindi scopre il cadavere immerso in una pozza di sangue. Riccardo, Era vestita la donna. oh sì, adesso diciamo, infatti era vestita, portava la divisa da lavoro, la divisa blu da lavoro, quindi una camicetta blu con un maglioncino blu. Però hai detto che le pantofole non le aveva ai piedi, giusto? Esatto, infatti questo è l'altro punto fermo, quanto strano, perché poi questo particolare che fosse scalza, molto strano. E quindi aveva questa gonna, per il resto era vestita con la divisa da lavoro. E insomma, immersa in questa pozza di sangue. Riccardo, c'è da dire anche questo, che quando era entrato su, appena arrivato, però una cosa strana l'aveva vista subito, no? E cosa aveva visto? Questo quanto riferito da lui. Appoggiata al bancone all'ingresso, quindi appena entrato, proprio appoggiata al bancone c'era una sedia, quindi appoggiata dalla parte dello schienale che era appoggiata a questo bancone. Ha detto: ho visto subito questa sedia che era lì appena sono entrato. Mi senti? Sì, scusami, Ora. dicevo, era al contrario la sedia, spiegaci bene. Voglio La sedia, dire, il bancone c'aveva una sedia, giusto? il bancone aveva una sedia dall'altra parte, però Sì? Riccardo vede una sedia appoggiata al di qua dal bancone, quindi al di fuori era. Eh Al di fuori? sì, Fuori dalla guardiola, mi stai dicendo? fuori, sì, questo ha detto lui. E quindi lui, scusami, l'ha utilizzato lui questa sedia stessa per andare dall'altro lato? Ecco, adesso su questo non so, dobbiamo farci qualche ipotesi. Ci possiamo ragionare o in un senso o nell'altro, perché? Perché sul bancone, cioè oltre ad aver detto di aver trovato questa sedia accanto al bancone, con lo schienale appoggiato al bancone, quindi al di Sì. fuori, lui però poi ha detto che il bancone lo ha scavalcato, ok? Perché? Quindi non ha utilizzato questa sedia lui. Forse Beh, oddio, l'ha fatto, non lo sappiamo. esatto, però potrebbe averlo fatto. Però, Perché? Marco, scusa, ogni tanto ti interrompo sempre perché sennò mi Sì, discordo le sì. domande. Questa sedia non era stata notata da quelli che alle 4:30 non hanno visto la Floride? Oh, questa serie, questa, ecco, questa è una domanda bella. Io
Al momento non ti so rispondere su questo, semplicemente perché me lo sono chiesto anch'io Forse un gatto. e non ho trovato risposta. Perché giustamente, se dici tu, se la vede Riccardo questa sedia quando arriva al lavoro alle 6 di mattina, giustamente bisogna vedere questa sedia da Da quanto tempo è lì? quanto tempo era lì. Punto interrogativo. Poteva esserci da poco, da un quarto d'ora, da mezz'ora, e Certo. magari non essere stata vista dai due assistenti che erano rientrati alle 4:30. Ma scusami Marco, l'origine di questa sedia si sa, cioè dove doveva essere questa sedia originariamente? Nell'atrio? Quest'origine è molto probabilmente nell'atrio o nel salotto. Quindi sembra una sedia che è utilizzata per scavalcare, ecco, Sì, ma sembrerebbe. presa sicuramente lì nel salotto, che era nella reception, diciamo. Quindi ora non si può sapere chi ce l'avesse messa lì quella sedia e quando, perché se i due assistenti, quelli che sono rientrati alle 4:30, non hanno detto nulla, da quello che ho letto io, loro non hanno parlato di questa sedia. Di questa sedia ne parla solo Riccardo, che arriva alle 6 all'alba, quando ormai l'omicidio è già avvenuto, sicuramente. E però lui, Riccardo, questa cosa l'ha detta subito. Ha detto c'era qualcosa che non quadrava, perché io ho visto questa sedia che era lì e non doveva starci. E qualcosa già non mi è quadrato. Dopodiché ha detto anche un'altra cosa, poi Riccardo, che dovevo aggiungere. Quando ha scavalcato il bancone e è andato dall'altra parte per prendere il tesserino nel cassetto, si è accorto subito, quindi prima ancora, poco prima di scoprire il cadavere, si era già accorto che il suo tesserino non c'era, perché era sparito il cassetto, la cassettina dove c'erano i tesserini dei dipendenti, era sparita. E in quella cassettina poi vedremo che c'erano anche le 200.000 lire, c'erano anche i soldi. Poi c'erano pochi spiccioli, Ma per che si cassettina che usavano per le intendiamo? macchinette del caffè. Ma è una cassettina di quelle, cioè non cassetto, proprio una cassettina appoggiata da qualche parte. Si era appoggiata lì sotto. Era sopra i cassetti. Ho capito. Ora tu immagina, c'era questo bancone. Immagina però dal lato interno, adesso stiamo parlando sul lato interno della guardiola. C'era questo bancone, poi i cassetti. C'erano tre o quattro cassetti. Poi al di sopra, sul ripiano, in mezzo, c'era questa cassettina dove si trovavano i tesserini dei dipendenti. C'erano queste 200.000 lire, c'erano alcuni spiccioli che ogni tanto venivano usati per le macchinette del caffè. E 200.000 lire come mai c'erano? c'erano le 200.000 lire perché erano Aveva lasciato qualcuno per una la retta re perché. erano il frutto, sì, di una retta versata da un professore, che poi lo disse chiaramente. Quindi era il versamento di una retta. Non era una grande cifra, perché ora No, parliamo in era una euro, c'è gente che è nata sotto l'euro e non sa quanto possono essere 200.000 lire, ma sarebbero tipo 100 euro di oggi. O diciamo 200 euro se vogliamo essere Sì, generosi. Valerio, però c'è una bella differenza fra 200.000 lire del 98 e 100 euro di ora, Infatti ho detto magari saranno 200 euro di ma oggi. poi questa cassettina cos'era? Di quella in metallo con la chiavetta, tipo piccola cassaforte, suppongo. Sì, Daniele, era una mini Esatto, cassaforte. sì. Quella ci ho Però avuto sempre anch'io, sì, con la chiavettina si apre e con la dentro ci chiave. tiene roba importante. Ok. Però posso capire che sono spesi 200 euro, ma non capisco il tesserino di questo signore. Non l'ha mai trovato lui il tesserino? Tesserino non l'ha più trovato, perché è sparita tutta la cassetta. Ah, proprio tutta la cassetta, perché sono Eh spariti i sì, soldi? Ho la capito. cassetta viene portata via dall'assassino. Questo è il discorso. Ho capito. Quindi tutti i tesserini si è portato.
Ma lui dice che c'era il suo lì, perché al momento, cioè quella mattina doveva prendere servizio lui. Ho capito. Sono quei tesserini di riconoscimento, giusto, che uno si Tesserini mette. di riconoscimento dei dipendenti, quelli che poi loro si attaccavano alla giacca. Però Sì. c'era il suo di tesserino, quindi lui toccava a lui il turno di mattina e quindi avrebbe dovuto prendere questo tesserino. È sparita, questa è la sostanza, è sparita la cassettina con le 200.000 lire, con il tesserino di Riccardo e con quegli altri spiccioli che c'erano dentro. Quindi Riccardo di questa cosa se ne accorge subito, prima ancora di scoprire il cadavere. Dopodiché, come ho detto prima, va giù e si accorge di quello che era successo. Dà l'allarme, eccetera. Tornando un attimo sul particolare della sedia, tu mi avevi fatto notare prima. Sicuramente se l'ha messa lì da qualcun altro, non da Riccardo, perché io francamente non mi sento di, non so come dire, di dubitare della buona fede di quell'uomo, per cui Scusa, una che domanda, Marco, veloce, scusami. Ma alle 6 del mattino, lui, quindi diciamo, hai detto l'ultima volta che è stata avvistata, è stata alle 3:30 la signora, giusto? l'ultima volta, sì, alle tre e Poi alle mezza. 4 entrano delle persone, alle 6 entra Riccardo. Ma fra le 4 e le 6 nessuno entra e nessuno esce. No, alle 4:30, diciamo, arrivano questi. I Ah, due va bene. assistenti di prima erano le 4:30. E fra le 4:30 e le 6 non c'è nessun movimento, nessuno ha visto Nessun nulla, movimento. nessuno che esce, nessuno che entra. Pare proprio di no. Ok. Tranne quella telefonata, la telefonata della collega. Alle 5 hai detto questo. Alle 5 da fuori, al quale lei chiaramente poi non ha risposto. Quindi questo tenuto presente che appunto il medico legale l'ha circoscritta fra le 4, 4 e mezza e le 5 e mezza la morte. Questo è il tutto, insomma. E sul bancone, ora attenzione a questo però, perché questo è già un elemento che può far pensare alla presenza di più persone, ma almeno dall'idea che mi sono fatto io, che ci possano essere stati almeno due personaggi in azione su quella scena. Perché la guardiola al piano terreno, al piano superiore, non era assolutamente sporca di sangue. Primo. E l'epicentro del crimine è tutta invece è la rampa di scale. E neanche la sedia riporta macchie di sangue, giusto? Neanche la sedia. L'epicentro del crimine è tutta la rampa di scale che porta giù, allo scantinato, alla ghiacciaia e al bagno. Nella guardiola non c'è la minima traccia di sangue, c'è solo un'impronta digitale, o per meglio dire un'impronta di un palmo di una mano destra stampata sul bancone. Proprio, Ma un'impronta insanguinata, scusami. nemmeno questa è insanguinata Ah, non è insanguinata. e non è insanguinata. Ecco perché, al limite, ora pensare che l'omicida, provando a pensare che l'omicida abbia fatto tutto da solo, avrebbe poi dovuto magari sporcare un minimo anche la guardiola, e visto che si è portato via anche la cassetta con i soldi. La mini cassaforte, diciamo, avrebbe dovuto sporcare, insomma, un po' Sì. Sì, anche la parte superiore della guardiola, no? Il piano superiore. Perché invece, e tu lì cosa ti trovi? Ti trovi solo questa impronta palmare di mano destra stampata sul bancone, però cioè sembrerebbe quasi come uno che s'appoggia che per salire su. s'appoggia, che Eh fa sì, perno, quindi loro ce l'hanno quindi. questa impronta. La polizia ce l'ha questa impronta, La quindi. polizia ce l'aveva, e questa è un'altra domanda, fatto che mi sono fatto. Ce l'aveva? Adesso tu mi dirai,
dice, ma possibile, avevano questa impronta che era bella chiara, grossa, di mano destra, dice, ma possibile che non l'hanno, non sono stati capaci di confrontarla, di identificarla in qualche modo. Ora tu ti chiederai questo, e me lo chiedo anch'io, e anche qui non lo so. Ma sicuramente questo l'avranno confrontata almeno con Riccardo, con quelli anche per il scopo. Con Riccardo sì, però poi questa impronta non te la vanno a confrontare, non te la vanno a confrontare con gli altri. Nel senso, poi vanno a fare tutta una serie di, poi negli anni a venire, come io già ti dissi, andranno a fare tutta una serie, decine e decine e decine di DNA andranno a fare, ma di questa impronta non se ne parlerà più. Io sono rimasto un po' perplesso, quantomeno, non lo so, per non dire sbigottito, perché... Allora, se è un'impronta palmare che non c'ha, diciamo, le dita, perché potrebbe essere solo il palmo della mano, negli archivi non ci sono i palmi delle mani. Quindi però, se trovi proprio un sospettato, puoi fare un confronto, ma se no non lo puoi fare. Però almeno non c'erano nel 98. Se oggi prendono anche l'impronta, perché ora il sistema è digitalizzato, quindi... Questo è vero, però ora... Vedi, lì qualche dito c'era. Appunto, me lo immagino. Poi bisogna essere parziali, se non lo so. Qualche dito c'era e non era... Ma più o meno, scusami, da queste impronte si poteva capire se era una mano grande, una mano piccola, una mano maschile. Era una mano abbastanza grande. Non femminile, quindi? Non proprio femminile. Invece di femminile c'era qualcos'altro. Che stava giù, però. Giù dove? Nello scantinato? Nello scantinato. Alla fine della rampa di scale. Lì c'era qualcos'altro probabilmente di femminile. E cioè c'era un'impronta di scarpa, dalla suola di gomma. Un'impronta insanguinata, bella stampata anche questa, il sangue, di una suola di gomma numero 38. Se è insanguinata, quindi deve essere in contemporanea all'omicidio, perché... Se è insanguinata, è stata immessa nel sangue. Più di quello, insomma, avevano di fronte, insomma, una buona serie di elementi. Non è che mancasse, nonostante, ripeto... Solo un'impronta hanno trovata, una e basta. Solo un'impronta nella guardiola di sopra. Questa è stata la cosa. Per il resto, tutta pulita. Quindi per cui non vedo come possa aver fatto l'assassino da solo, perché comunque si tratta di una mattanza, insomma, non indifferente. L'assassino da solo, sporco di sangue, poi a tornare su nella guardiola, impossessarsi della cassettina e fra l'altro anche della borsa e del beauty case della signora Floride. Quindi non è scomparso dalla cassettina. No, infatti. Solo che in questa dinamica, quello che scompare sono la cassettina con i soldi, di cui abbiamo parlato prima, il badile, che è l'arma del delitto, è inequivocabilmente l'arma del delitto, ma la borsa e il beauty case no. Perché la borsa e il beauty case di Floride verranno ritrovati il giorno dopo, il pomeriggio seguente, a circa 2 chilometri di distanza da un uomo che portava a spasso il cane, e verranno ritrovati lungo una stradina in salita che attraversa un boschetto, va bene? A circa 2 chilometri dal college. L'altro particolare curioso e anche un po' inquietante è che questa borsa e questo beauty case vengono ritrovati uno da un lato della strada e l'altro sul lato opposto.
quindi non... In effetti è strano, Quindi non erano tutti e due sullo stesso lato della carreggiata. Ma più o meno allo stesso... cioè, diciamo, l'uno di fronte all'altro, erano a distanza anche di metri. Era a distanza di... E questa è un'altra cosa che, perlomeno, poi volevo chiederti, perché mi ha fatto molto pensare. Perché erano a qualche metro di distanza, la borsa del beauty case, oltre a essere appunto su due lati opposti della strada. Questa è una cosa che mi ha fatto un po' pensare. E questa era una strada un po' stretta, che attraversava un boschetto, sempre sulla collina. Mancava qualcosa dalla borsetta? No, nel beauty case, dal beauty case non mancava niente. E... pulitissimo, assolutamente non sporco di sangue, così come pulita, quindi priva di tracce di sangue e di altro, era la borsa. All'interno della borsa c'era un indumento di Floride, ripiegato ordinatamente, quindi come se questa borsa non fosse mai stata aperta né toccata dall'assassino o assassini. La borsa era chiusa con questo indumento ripiegato all'interno. Che se la sono presa a fare, sembrerebbe, no? Appunto, questo è quello che anche... Mari, qui volevo poi chiedersi, cioè chiederti un parere, insomma. E poi sul fatto, cioè facendo un attimo marcia indietro, sul fatto che questi due oggetti erano su due lati opposti della strada, insomma, per a me ha dato l'idea come se da una macchina in movimento, quindi non con una persona a bordo ma con due, uno avesse gettato un oggetto da un lato della strada e un altro sul lato opposto. Dopo pochi metri. Sì, sembrerebbe. Come se due persone si fossero appunto liberate di questi oggetti gettandoli su lati opposti, con la macchina in movimento, intendo. Ti ricordi cosa è stato trovato prima? Cioè, nel senso, quello sul lato guidatore o quello sul lato passeggero? Questo non lo ricordo. Ok. Si presentavano però così, la borsa e il beauty case. Erano buttati lì a terra. Ora, vabbè, come hai detto giustamente prima, uno si chiede anche, ma perché dare... Questo è un altro tentativo di sa, una qualche simulazione, perché... È tutto molto strano. Tu ancora non hai detto come è stata uccisa questa donna, infatti. Oh, adesso, per come è stata uccisa, per la mattanza che è stata compiuta, tieni conto che si tratta di ben 22 colpi di badile, quindi distribuiti su... 22? Ben 22? È tanta roba. Ora, colpi di badile si può intendere di taglio, si può intendere di piatto... In entrambi i casi c'erano lesioni, sia da corpo contundente piatto, quindi da impatto con la superficie piana del badile, da corpo contundente, e sia lesioni da fendente, quindi sia col taglio, sia col taglio laterale, esatto. Appunto, due tipi di lesioni, quindi 22 colpi distribuiti dalla parte superiore del tronco, partendo da qui, dalla vita, alla parte superiore, fin sopra alla testa. Scusami Marco, sono 22 colpi dati più o meno tutti sul di dietro, mentre lei scappava? Oppure sono stati dati... Lei è stata trovata a pancia in giù, hai detto? È stata trovata prona, ma... Come... I colpi ce li aveva dappertutto. I colpi ce li aveva sul... ce li aveva sia sul davanti che sul di dietro. Però i colpi terminali forse sono stati quando lei è caduto a terra, presumo. Sicuramente. Io a questo volevo dirti che poi ho seguito una ricostruzione alla quale io ho dato, insomma, do molto credito, una ricostruzione del, poi esaminato la scena del crimine, del commissario della scientifica Silvio Bozzi, della scientifica di... Bozzi, sì. Quello che facevi i programmi con Lucarelli? Sì, è lui. È lui? Ah, sì, in gamba lui. Sì. Io do personalmente molto credito alla sua ricostruzione, perché parla in sostanza di tre fasi separate dell'azione criminosa. Sì.
La prima fase, per capirci, che inizia su, all'inizio della gradinata, della rampa di scale, quindi più su verso la guardiola siamo. Sì. Quindi appena iniziata la rampa di scale, sui primi due scalini, perché sui primi due scalini già c'è. Spiegaci bene questa storia, che non l'ho ben capito. Allora, all'interno della guardiola abbiamo la stanza dove dormono i custodi e poi c'è una porticina che porta da giù. C'è la stanza, c'è la guardiola, poi c'è lo Sì. stanzino dove dormiva Floride con la Sì. Sì. brandina, poi su un po' sulla destra si apre un'altra porta che dà sulla rampa di scale, che poi porta giù allo scantinato. E quella a questo scandinavo ci si arriva solo attraverso questa guardiola e basta allora. E ci si arriva, sì, o meglio, ci si arriva dall'ingresso principale, però ci si arriva. Adesso lo vediamo, ci si arriva anche da fuori, perché poi gli assassini. Ah, scusami, quando vai giù hai detto che c'è una ghiacciaia, giusto? Eh sì, c'è una È un ghiacciaia bagno. e c'è un montacarichi. Ah, c'è un montacarichi. C'è un montacarichi perché il Ma corpo. c'è anche il bagno, mi hai detto, no? E c'è il bagno, però il bagno sta più sulla sinistra. Tu Il hai bagno finito lo di scendere. trovano, cioè si è pulito l'assassino e... Certo, c'è andato nel bagno Ah, perché. c'è andato, Sì, è inequivocabile, perché il bagno, dunque, alla fine della rampa di scale, fai sì? conto, sulla destra c'era il corpo, quindi fra il monta appena a destra c'era il corpo fra il montacarichi e la porta della ghiacciaia. Sulla sinistra c'era un piccolo corridoio Sì? di forse 20 Ah. metri che portava al bagno. Ok? L'assassino nel bagno ci è andato, sicuro. Perché? Perché poi all'esterno, dalla porticina che era giù, perché a livello dello scantinato e della ghiacciaia c'era appunto anche una porticina che poi è stata trovata aperta. L'assassino nel bagno ci è andato. E dove portava questa porticina? All'esterno portava? All'esterno, dava immediatamente all'esterno e da lì si poteva tranquillamente fuggire. Ma poteva essere anche entrato da lì, però. Esatto, perché no? Però nel bagno ci va, perché all'esterno della porticina viene ritrovato per terra un asciugamani intriso di sangue. Dove, scusami? All'esterno, appena fuori dalla porticina. Quindi Ah, siamo al piano di sotto, eh? sì. Quindi siamo a pochi passi dal cadavere, per Sì. capirci. C'è il cadavere, la porta della ghiacciaia e di qua. C'è la porticina da dove sono scappati. Perché all'esterno c'è a terra l'asciugamani intriso di sangue, un asciugamani preso da quel bagno che recante la targhetta del college, con la denominazione del college. C'è la targhetta proprio sull'asciugamani. Quello era un bagno dove c'erano questi asciugamani con la targhetta identificativa del colle, per capirci, che erano tutti lì in quel bagno. Quindi lui l'asciugamani lo prende lì per pulirsi, sommariamente. Magari si dà una lavata, una sgrossata le mani, e usa l'asciugamano, che poi butta fuori, appena uscito E dalla porta. questo famoso DNA l'hanno trovato su questo dell'assassino, l'hanno trovato sull'asciugamano. L'hanno trovato sia un po' sull'asciugamano e altre tracce genetiche le hanno trovate sulle gambe di Floride, in particolare fra il ginocchio e la caviglia. Fra il ginocchio e la caviglia, questo ce lo dice poi, ce lo disse nel 2007 il professor Giardina. Il professor Giardina che ha parlato. Giardino è dappertutto il nostro giardino. Lui è poi è stato sì, poi è stato coinvolto anche in questa vicenda, in questo caso. E però ha fatto per la parte di analisi che lui è riuscito a fare e a individuare, insomma, con una certezza, Quindi abbiamo diciamo, il DNA dell'assassino, ce sì. l'abbiamo in questo Beh, caso. a seconda di come dice il professor Giardina, diciamo almeno di uno sicuro sì. Di
degli altri c'è più di un DNA, perché ce n'è più di uno, ce n'è anche qualcuno maschile. Ma che DNA, di che origine si sa? Se sudore, se saliva, se sangue? È sangue. Quindi se fatto è misto, male, è sudore misto a sangue, che poi si è mischiato al sangue di lei, dici? Al sangue della vittima. Ah, ho capito. Esatto. Quindi però è un DNA commisto. Allora, perché tieni presente che poi, fra l'altro, come dicevamo prima, secondo la ricostruzione che fece Silvio Bozzi, sì, l'azione criminosa si svolge in tre fasi ed è piuttosto lunga, perché inizia parte all'inizio della rampa di scale, dove comincia l'aggressione. Lì c'è già sangue, scusami Marco. C'è già sangue all'inizio della rampa di scale, c'è una bella cazza di sangue sui primi due gradini. Nessuno ha sentito urlare questa donna? Nessuno ha sentito nulla di nulla. E c'è questa cosa. Mi senti, Marco? Scusa, Valerio, ti sentivo male. Dicevo, nessuno ha sentito le urla di Floride, giusto? Assolutamente no. Ma quelle stanze degli studenti rispetto a dove è avvenuto l'omicidio sono distanti, per cui se lei anche sicuramente avrà urlato, quindi a parte che era già nello scantinato lei, quindi non ha avuto neanche la via di fuga. Le stanze sono abbastanza distanti, già le prime, anche quelle del primo piano sono un po' distanti dall'epicentro del crimine. È un po' complicato sentirle, anche sentire eventuali grida, anche se, oddio, poi giustamente, come hai detto, una qualche colluttazione c'è stata, almeno inizialmente, quindi un buon tentativo di difesa da parte della signora c'è stato. E poi iniziano questi, poi l'assassino, un po' le dinamiche secondo Bozzi. Secondo Bozzi è questo, che lui quanti assassini ipotizza? O almeno quante persone ipotizza Bozzi? Guarda, ti dico subito, lui ne ipotizza almeno due, se non pure tre. Però l'assassino è uno solo di questi tre. Anche due, nel senso, per spiegarci meglio, siccome lui parla di due persone, se non anche tre, perché due personaggi che agiscono sull'epicentro del crimine, quindi agiscono lungo la rampa di scale e poi trascinano il corpo, sono in due. E il terzo, quello che invece, o la terza, che non si macchierà di sangue, è quello che rimane su, sarebbe, usiamo il condizionale, quello che rimane su nella guardiola a cercare di depistare, e quindi prende, si impossessa della cassettina, della borsa e del beauty case, e non si sporca per niente, nemmeno le scarpe. Dopodiché però scapperebbe insieme agli altri due, sempre dalla porticina del piano di sotto, sul retro, una volta presi gli oggetti che dicevo. Ora, tornando a quello che diceva Bozzi sulla dinamica omicidiaria, sono 22 colpi, questi 22 colpi in sostanza sono stati distribuiti, una parte all'inizio della rampa di scale, dopodiché la signora è caduta già a terra, attinta dai primi colpi, è caduta già a terra. E cosa fanno questi due personaggi? Cosa farebbero? Uno la trascina, la prende per le braccia, o per i polsi, tenendola o per i polsi o per l'avambraccio, e comincia a trascinarla giù. Mentre la trascina, l'altro continua a infierire con il badile, quindi continua a sferrare colpi, dopodiché si ferma. Perché si ferma? Perché non è un'azione, come dire, lui ha detto, non è da overkilling,
ma è come se lui, sferrando i colpi sul corpo già praticamente inerme della signora, abbia voluto in qualche modo fare delle pause ogni tanto per vedere l'effetto degli stessi colpi che aveva portato, capisci? Cioè lui si è fermato. Fa delle pause e poi riprende a colpire. Questo sarebbe dimostrato dal fatto che non ci sono molti schizzi di sangue sulla parete delle scale. Ce ne Perché sono era pochi. già fermo il cuore, quindi. Non solo questo, ma ci sono le macchie, non sono a un'altezza notevole, perché se sta colpendo con il badile, da posizione eretta, sta colpendo con il badile, quindi Sì. avrebbe dovuto fare Sì. questo movimento. Poi l'effetto di aspersione, quindi colpendo ripetutamente, facendo così, sarebbe dovute le macchie, dice Bozzi, Soffitto, con un'energia cinetica forte. Si sarebbe dovute proiettare a un'altezza superiore. certo, invece non le troviamo. Invece non le trovano. Invece le trovano, pensa tu, a roba di massimo 60 centimetri da terra, cioè dalle scale, dai gradini per intenderci. Cioè le trovano sul muro, sì, però a massimo a 60 centimetri. Quindi possiamo immaginare una cosa del genere. Colpo. Pausa, poi alzo lentamente, alzo il badile e colpisco di nuovo. Quindi non date con veemenza uno dopo Non l'altro. date, esatto, non date con veemenza, quindi non con proprio Ma questi colpi sono stati dati anche al cranio. anche al cranio. Sì. Quella povera donna, porca, non l'hanno massacrata. Poi è stato un massacro, una mattanza. Questo non ci piove perché, boh, ora nel far questo, bisogna presupporre che ci sono almeno due personaggi. Perché poi cosa fanno? La trascinano. I segni di trascinamento sono evidenti, del sangue proprio strusciato lungo le scale. Cosa fanno? La prendono per le braccia. Uno la prende per le braccia, l'altro per Le le caviglie. caviglie e cominciano a trascinarla giù. Poi giù, una volta arrivati giù alla fine della rampa di scale, questi due personaggi ruotano il corpo, lo ruotano di 180 gradi, quindi afferrano uno dei due, afferra le gambe e ruota il corpo di 180 gradi, perché infatti la testa viene ritrovata in direzione della porta della ghiacciaia. Avrebbe dovuto essere al contrario. Avrebbe dovuto essere al contrario. E perché questo? Dice sempre Bozzi. Perché? Perché la parte anteriore delle gambe di Floride, che ginocchia la coscia nella parte anteriore, pensa tu, non era sporca di sangue. No. No. Come non erano sporchi di sangue, neanche i piedi. La zona plantare del piede, la parte inferiore e il calcagno anche, non erano sporchi di sangue. Quindi l'hanno proprio alzata, come qualcosa l'hanno alzata leggermente da terra, questa poveretta, per poi prenderla un po' leggermente di peso e poi trascinarla. Però facevano fatica per fare questo. E a un certo punto Ma si la sono signora trovati. Floride, scusami, era normale, corporatura normale, Di robesa, corporatura normale, sì, vabbè, normale. era assolutamente normale, non era nemmeno tanto alta di statura, Ah, ma siccome hai detto con fatica, sembrerebbe che però sono. non era proprio magra, non Ok. era proprio magra. No, Ecco, per capire se i soggetti sono tutti maschili, il DNA si sa se è maschile o femminile. poi adesso ci andiamo subito un Ok, attimo, vabbè, però non era magra Floride. Era un po' in carne, era un po' in carne, questo sì. Però vabbè. Ok. hanno fatto questa manovra.
Perché poi una volta arrivati Ma era giù. un tentativo di nascondere il cadavere, forse? Cioè, nel senso di ritardare. Perché lo porti giù? Perché Ecco, questo non lo lasciano? sarebbe Ma anche scusa, la ma chiave. una volta, scusa, Marco, ma una volta giù viene ancora colpita questa donna. Quindi, Certo, perché praticamente, quanti gradini sono? Scusami. saranno in tutto 12. 12 gradini, tutti. Ma nemmeno 12, 10, ma Quindi diciamo quanti metri saranno? 5 metri. ipotizziamo un 5-6 metri di scalinata. In questi 6 metri è pieno di sangue, se ho capito bene. È pieno di sangue tutto, dall'inizio della rampa di scale fino a giù. Per Caspita, cui si sono accaniti proprio su questa roba. questo è poco ma sicuro. Si sono accaniti però in, come dicevo prima, con queste pause. Però Forse una cosa magari. strana, sai cos'è, Marco? Che è l'arma del delitto che è particolare. C'è Ora a un me badile, e è questo venuto badile da da dove spunta? pensare questo, dato che il badile, tieni presente che si trovava al suo posto originario, poggiato al muro fra la porta della ghiacciaia e il corridoio Ah, che quindi portava al quest'arma bar. era giù, non è che era fuori dall'università, dal college. Quale dici, scusa? Il badile, io avevo capito che questo badile era fuori dal college, che se l'avevano No, portato. no, no, era giù. Il posto del badile era quello che loro usavano per spalare la neve e per fare altri lavori. Così avevano detto gli altri dipendenti. Il posto originario era quello. Quindi, Era portato al per punto. capire, no? Cerco di fare mente locale. Sì. Questi da qualche parte entrano. Perché se a Florida viene colpita a colpi di badile già da su, intento, è strano, il badile è giù. Io avevo capito che era su. Ma infatti proprio qui volevo arrivare, io ci sarei arrivato a questo, ma proprio qui ti volevo portare, perché se questo badile stava giù, vicino all'ingresso della ghiacciaia e vicino al montacarichi, poggiato al muro, e l'aggressione inizia inevitabilmente su, all'inizio quindi della gradinata, se l'aggressione inizia lì, vuol dire che allora questo in qualche modo o è dovuto scendere, ha dovuto scendere dei gradini. C'è stata prima una colluttazione Poi c'è all'inizio stata su, una colluttazione fra due, il terzo, cioè fra due, e poi magari un altro scende giù. a recuperare questo badile. Però vuol dire che lo sapeva che c'era giù il badile. Ma uno potrebbe anche essere che lo sapeva. Se No, era uno. voglio dire, forse lo sa perché se sono entrati da questa porticina l'hanno visto, perché se no, voglio dire, io entro, poniamo che sia un furto, l'ipotesi di un furto finito male. Io entro da dove entro? Si poteva benissimo entrare dall'entrata principale? Era aperta? Infatti, come abbiamo detto all'inizio, si poteva entrare sia dall'ingresso principale, ma c'erano anche altre, quelle tre entrate di cui ti parlavo all'inizio. Secondo gli inquirenti, da dove sono entrati? Secondo gli inquirenti. Secondo gli inquirenti, da una di queste tre. Ma non da quella porticina che dici tu. E non da quella del retro, giù, dalla porticina più piccola, che poi Da dove è sarebbero quella. scappati poi? Da dove sono scappati sicuramente. Da dove sono scappati da lì. Perché poi Ma c'è. quella Esatto. forse, quella magari non potevano accedere perché era chiusa, probabilmente. Poi verrà ritrovata aperta, vabbè, perché. Però voglio dire, non era forzata, quindi non è che sono entrati da lì. Quindi Ah, no, no, non è assolutamente forzata qui. sono entrati da una parte e sono usciti da un'altra. Con ogni probabilità sì. Perché oltretutto non c'erano segni di effrazioni da nessuna parte. Quindi. Ed è sicuro al 100% che il badile l'hanno preso giù. Ecco, se il badile l'hanno preso giù, era a detta degli altri dipendenti interrogati, il badile è sempre stato lì.
in quel punto, poggiato al muro, quindi giù. È sparito, ovviamente, questo bambino non hanno più. Sparito nel nulla, sparito nel nulla. Insieme alla cassetta con i soldi. Ma ora mi viene da credere, se comunque c'è una prima grossa chiazza di sangue all'inizio della gradinata, sì, quindi dalla parte superiore all'inizio su, c'è già una prima chiazza di sangue, quindi vuol dire che i primi colpi di Badile già sono stati sferrati lì, quindi sì, l'aggressione è iniziata lì. Penso proprio su questo non ci piove. Però poi potrebbe, tu hai detto che lei è scalza, giusto? Poi c'è questo particolare che lei è scalza. È vestita ma è scalza. Si è alzata dal letto sicuramente, perché... Le pantofole spazio... dove le trovano? Le trovano normalmente? Le ciabatte le trovano lì, ai piedi del letto, della branda. Si è alzata sicuramente, dei rumori li ha sentiti. Ora, sempre che abbia sentito dei rumori, non ha, per andare forse, sì, senza neanche mettersi le pantofole, sempre lei. Senza, ecco, dice, mi alzo di scatto perché ho sentito qualcosa, ho sentito qualche rumore, ci sarà qualcuno, mi alzo di scatto, magari non mi metto neanche le ciabatte, vado a vedere chi c'è, vado a vedere cosa succede, no? Però, ora lo so, ti voglio riportare al punto di partenza. Sì. Di quel particolare che dicevamo, quando lei dice, risponde a uno degli studenti, verso le 3:30, quando l'hanno vista l'ultima volta viva, sì, risponde, sto aspettando qualcuno. È strano infatti questo particolare. Però ora una persona che alle 3:30 di notte, nonostante si trovi in servizio a svolgere il turno di servizio di lavoro, che però risponde sto aspettando qualcuno, insomma parliamo sempre che siamo in piena notte, non è che siamo, che so, a mezzogiorno, alle 2 di pomeriggio, alle 3, ora sto aspettando qualcuno alle 3:30 in piena notte. È un, non lo so, a me questa risposta di Floride mi è un po' rimasta, mi è rimasta qui, perché cioè ti dicevo all'inizio che potrebbe magari indirizzare tutta la questione e anche il movente verso una pista piuttosto che un'altra, perché se io alle 3:30 dico che sto aspettando qualcuno in piena notte, magari questo qualcuno lo conosco, allora certo, non può essere un, certamente un pinco pallo che mi arriva lì, però, fuori, però non doveva essere neanche un appuntamento segreto, se no lei non l'avrebbe neanche detto questo, e non doveva essere molto segreto, sì, perché lei non ha detto chi, lei non disse, infatti gliel'hanno chiesto poi a quei tre studenti, questo glielo chiesero, ma senti, mi ha detto chi stava aspettando, cioè, no, mi ha detto qualcuno, sto aspettando qualcuno, e anche quelli, vabbè, beh, in effetti è strano, perché lei era in piedi alle 3:30, se ho capito bene non era usuale, perché glielo chiedono i propri studenti, esatto, fai alzata. Che ci fai alzata a quest'ora, perché evidentemente già in virtù di altre occasioni loro sapevano che comunque la signora a una certa ora si ritava, insomma. Ma c'era un telefono in questa guardiola? C'era, sì. Che ah, poi già, cioè, telefono... perché hai detto che ha cercato di contattarla. Sì, la collega. Quindi può essere che lei abbia ricevuto una telefonata di qualcuno che dice sto per arrivare, ho bisogno di qualcosa, e quindi magari lei è rimasta in piedi per questo motivo. Poi questa, anche perché poi fra l'altro siamo privi di tabulati telefonici. Al solito i tabulati non ci sono mai. Cioè anche qui siamo privi di tabulati, nonostante che siamo già nel 98, siamo già a fine 98, quindi vabbè, però... Ma è un delitto talmente anomalo. Però che, no, io ti volevo dire sul fatto di questo aspettare qualcuno,
cioè qui o facciamo, ci poniamo un bivio, allora o nella prima ipotesi o lei si accorge improvvisamente, sente dei rumori, si alza da questa branda, viene svegliata di colpo, si alza da questa branda, va a vedere quello che succede, sorprende e sorprende un qualcuno che sta rubando, faccio per dire, sta rubando qualcosa, lo sorprende e magari lo sorprende mentre sta scappando giù per le scale, quindi lo insegue, a che lo vede in faccia, lo coglie in flagrante, lo vede in faccia, gli contesta quello che sta facendo e a quel punto scoppia una reazione incontrollata. Perché Ah, può essere andata così, potrebbe essere andata così. Faccio una ricostruzione. sì. Allora, lei scende fino a giù e scende anche la, cioè lei come se inseguisse, ma proviamo che sia una persona sola, giusto per semplificare la cosa. Scendono giù tutti e due, poi lei risale su e mentre lei risale su, lui vede il badile e la insegue col badile e comincia a usare il barile quando lei è quasi già salito in guardiola. Così Ah. me lo potrei spiegare il motivo per cui questo barile, cioè l'aggressione avviene su e questo barile da su viene portato su, perché forse lei ha tentato di risalire indietro, ma lei quando ha visto che questo ha preso il barile, lei ha cominciato a scappare. Ah, ti ho capito. Sì. E Però non gli ha dato il tempo perché non gli ha dato tempo. no. E lei mentre stava, bisognerebbe vedere i primi colpi dove li ha presi, ma non so se l'autopsia è riuscita a Li ha presi stabilirlo. in testa perché, No, se dicevo davanti o dietro. questo non l'hanno spiegato molto bene, in effetti. Però, quantomeno, sicuramente i primi colpi davanti in testa, diciamo, perché poi sui primi due gradini della scala c'è quella grossa chiazza di sangue, che poi è sangue misto anche. Però se lei ha inseguito questa persona vuol dire che non l'ha temuto, cioè non ha Ecco, pensato che potesse farle del male. e qui volevo arrivare alla seconda ipotesi, cioè la seconda strada del bivio, quindi non del furto e della rapina, ma alla seconda, dall'altra parte del bivio, però andiamo, nel senso che ci sia stato un incontro con qualcuno, conosciuto, che sia stato poi. Si è iniziato un dialogo, un qualcosa, quindi poi il tutto sia degenerato. Per forza sia degenerato in qualche modo, perché non mi quadra molto questo fatto che lei fosse scalza. Cioè, tu come che idea ti sei fatto? Ma adesso ti devo dire di un altro personaggio. Sì? Perché questo personaggio non si è mai capito, voglio dire, innanzitutto non si è mai capito che alibi avesse in realtà, che alibi avesse nel merito, di concreto. Questo personaggio era Mauro Rumori. Mauro Rumori, all'epoca di 37 anni, di 10 anni, più piccolo della vittima. Era un altro portiere che lavorava in un'altra delle palazzine del college, poco distante, sempre nella cittadella universitaria. Quindi sempre portiere, anche lui, di notte. Mauro Rumori, l'alibi non gliel'hanno mai chiesto. Ma perché non glielo chiedono? Non fanno in tempo, inquirenti, perché Mauro muore lo stesso giorno del funerale di Floride. Muore e si accascia improvvisamente, diventa pallido, ha un malore, fuori dalla chiesa, davanti a tutti, si accascia a terra A e muore 37 solo anni muore questo. 37 anni. Poi l'autopsia dirà che muore di infarto, che muore per un infarto fulminante. Si accascia a terra davanti a tutti, fuori dalla chiesa, quindi. Ed è il giorno proprio del funerale di Floride. Quindi a Mauro Rumori, l'alibi non glielo chiedono direttamente gli inquirenti, perché è morto il giorno del funerale.
Però Questo funerale, queste. scusami Marco, questo funerale dopo quanto tempo avvenne dalla morte? Parliamo di quattro giorni, quattro giorni, 5 giorni dopo. Ok. Però E c'è. questo rumore, che si sappia, lavorava quella sera? Questo rumore è proprio questo che è proprio questo che voglio dire. Io ho letto nelle carte e non mi so spiegare nemmeno perché non ci sia scritto nelle carte. Io sono andato a fare, insomma, ho cercato di fare un lavoro abbastanza approfondito per quanto mi riesca, per quanto mi è riuscito farlo, ma non l'ho letto quest'alibi io di Mauro Rumori. Perché quest'alibi glielo fornisce soltanto poi la sua fidanzata. Tempo dopo però, qualche mese dopo. Quindi non. Ma perché come esce questo rumore Questo rumore esce perché muore nel giorno del funerale di Floride. E Ok. allora, in quel momento che scoprono chi è il Sì. morto, allora dice: questo era, ah sì, questo era un altro dei portieri che lavorava in un'altra palazzina, in un altro college poco distante. Ah, questo era Mauro, così e così. Però poi interviene la fidanzata. Lui, una volta morto, interviene la fidanzata qualche mese dopo e gli dà un alibi. E che alibi ci aveva? E io non lo so quale sia quest'alibi. Ah, Non non lo è, so, non, ho perché non capito. sono riuscito a leggerlo. Ora che non l'abbiano, non lo so, mi chiedo, magari non l'abbiano pubblicato. Non lo so, non l'hanno reso pubblico. Mi Però sto il DNA chiedendo. di questo rumore non corrisponde, giusto? Il DNA non gliel'hanno mai preso a lui. Ah, No. non gliel'hanno mai preso. E Cioè, nemmeno ma la fidanzata. diventa, diciamo, un elemento di No, scusate sospetto? se lo dico, ma non l'hanno preso nemmeno la fidanzata. Perché, sai come, poi hanno fatto il DNA, fecero decine e decine di DNA a tutti gli studenti del college, Sì. professori compresi, negli anni a seguire, perché. Poi, fra l'altro, il caso venne archiviato, riaperto 2 volte, nel 2012 e nel 2016, e altrettante 2 volte viene archiviato dopo qualche mese, quindi sia nel 2012 che nel 2016. Però nel 2012 fanno DNA a tappeto a tutti e lo fanno e vengono a scoprire. Compreso il professor Giardina, che dicevamo prima, venne a scoprire che uno di questi DNA, di queste tracce genetiche trovate addosso a Floride, sotto forma di sudore misto a sangue della vittima, Sì. apparteneva a un ceppo della popolazione argentina. Va bene? Allora, quindi, da qui hanno cominciato a ragionare sul fatto che l'assassino o uno degli assassini ha un DNA argentino. Quindi cosa fanno? Tornano gli inquirenti di nuovo nel college a distanza di anni, perché qui siamo nel 2012, tornano a distanza di anni e 14 anni. trovano, vanno a riprendere tutti gli studenti, vanno a rivedere negli archivi tutti gli studenti argentini che nel 98 facevano parte del college e lo frequentavano. Ce n'erano? Ce n'erano. E nel 2012 si trovavano ancora in Italia. Quindi Ah. li rintracciano senza nemmeno tanti problemi. Li rintracciano e li sottopongono. Loro danno, senza nessun problema, danno consenso, si fanno prelevare il DNA, senza peraltro essere nemmeno indagati. Quindi si fanno prelevare questo DNA che viene comparato, ma non ne viene fuori nulla. E
viene comparato con le tracce genetiche che erano sulla scena del crimine, quindi non ne viene fuori nulla da questi studenti argentini. Però si escludono almeno questi. Questi li hanno esclusi. Così come invece non hanno preso, non hanno mai preso il DNA nemmeno da morto di Mauro Rumori, del portiere di 37 anni. Però scusami Marco, diventa diciamo sospettato perché è morto il giorno del funerale? O ci sono altri elementi che lo fanno sospettare? Gli inquirenti sospettarono questa, dissero in sostanza, è questa troppa emozione che uccide quest'uomo, che uccide quest'uomo. Troppa partecipazione c'è. Questa troppa emozione, troppa partecipazione per noi è sospetta. Loro lo dissero così. Però fatto sta che poi, anche se in un primo momento dissero che era sospetta questa cosa, che questo a 37 anni rimase fulminato da questo infarto nel giorno del funerale, però poi non ci andarono più a fondo. Questo volevo dirti. Sì. Non ci andarono più per niente, perché qualche mese dopo intervenne la fidanzata fornendogli quest'alibi che io un non so di ferro, un alibi di ferro deve aver prodotto. Ma non so se sia di ferro, perché su quello che ho letto io poi non si sa cosa aveva fatto Mauro quella notte dell'omicidio, questo non si sa. Però siccome c'era anche una ragazza. Allora, c'era questo DNA femminile, una parte di DNA femminile sulla scena c'è sicuramente, questo è inequivocabile. E sta sulla gamba di Floride. Quindi abbiamo due DNA, uno sicuramente maschile e l'altro femminile. E l'altro è femminile. E sta sulla gamba, quello femminile sta sulla gamba di Floride, o la destra o la sinistra, non mi ricordo, sta fra il ginocchio e la caviglia, più verso la caviglia, credo. Già qui ti fa pensare che, insomma, qualcuno a questa poveretta poi l'ha afferrata anche per le gambe, per trascinarla giù. E questo qualcuno ha sudato, facendo questa operazione. Ha sudato un po'. Ma non hanno trovato qualcosa fuori dal, cioè dove hanno trovato per esempio l'asciugamano insanguinato, impronte, nulla c'era, perché aveva nevicato. C'erano delle impronte, qualche impronta di scarpa, non ben, però non ben delineata, era sulla neve, però non si capiva bene, non era ben delineata questa impronta, sembrava di scarpa, non sembrava, insomma, quello non ci hanno capito molto, probabilmente era una scarpa, però sai, in mezzo alla neve lì poi non hanno, quello che hanno visto di più in mezzo alla neve invece erano i solchi del badile, quelli sì. Ah sì? E sì, quelli erano molto chiari, i solchi del badile, i solchi insanguinati proprio, a forma di mezza luna. Nella neve, questa era una cosa. Nella neve, quindi affondato proprio verticalmente nella neve. Per pulirlo, quindi era fatto. Per pulirlo, e poi anche pulirlo sia affondandolo verticalmente e sia poggiandocelo sul piano, quindi facendo questo, magari struciandolo così, in mezzo alla neve, dalla parte piana del badile, struciandolo sulla parte piana, e poi in verticale. Quindi queste tracce sono inconfondibili, queste ci sono. E questa è la via di fuga. È un delitto pieno di cose strane questo, davvero cose strane. Perché questo si porta, l'arma del delitto se la porta dietro. Se la porta dietro, anche perché parliamo, voglio dire, non è che parliamo di un coltellino tascabile, sai come, no? Di quelli che tu... Non so. Portarlo dietro deve avere un mezzo per portarlo dietro. Avere un mezzo, perché parliamo di un badile anche piuttosto grosso. Ecco. Per cui, insomma, un mezzo, poi considera che, insomma, portano via la borsetta, la borsa, il beauty case, la cassettina, insomma, un mezzo ci vuole. Certo. Tornando in ultimo un attimo su Mauro,
su Mauro Rumori, l'unica cosa che si venne a sapere era che Mauro aveva una macchina praticamente uguale a quella che fu vista, di cui parlavo all'inizio, che fu vista allontanarsi in discesa intorno alle 4, fra le 4 e le 4 e un quarto, che si allontanava in discesa sulla strada principale, fuori dal college. Si seppe che Mauro aveva questa macchina. Io non ti so dire sinceramente se gliel'hanno perquisita o meno, e questa è un'altra cosa che secondo me non va bene. Poi magari io, lo sai che dico molto, a un certo punto dico le cose un po', magari sono molto diretto, le dico in maniera diretta, però insomma non perquisirgli la macchina sembra un po' una leggerezza, certo. No, perché sai come, se vengono a sapere che tu hai una macchina dello stesso modello, sì, non è, insomma, almeno un po', con un po' di logica, oddio, magari un'occhiatina in quella macchina si poteva dare. Tu hai detto che questo ci aveva un'impronta di 38, giusto? Di 38, il piede 38, e hanno pensato a una scarpa femminile. Sicuramente, ma poteva essere anche un ragazzo che indossava 38 di scarpe, o era proprio un modello femminile quello che hanno, ma hanno fatto? L'hanno attribuito a un modello femminile, sicuramente una scarpa ginnica. Ah, quindi non c'è dubbio su questo. No, perché se ho pensato, magari poniamo che siano, perché può essere che fossero proprio ragazzi che hanno fatto una cosa del genere. Dato che tu trovi il 38 solo per questo motivo, sì. O è una donna o un ragazzo? Una donna, sì, ma è una ragazza giovane, Non lo so. Magari ci facevano due lì, che facevano? Meno donna, più ragazza, che so, però due, ora che ci facevano, sai, però... Cioè, questa donna è morta per cosa? Cioè, voglio dire, non mi viene da pensare sia morta. Ecco, infatti adesso ce lo chiediamo giustamente, per cosa è morta questa poveretta, no? Per essere massacrata con questa ferocia. Io mi rifiuto, almeno da parte mia, di pensare ma si possa morire per 200.000 lire, no? Che erano in quella cassettina, voglio dire. Perché vado a uccidere? Vado a uccidere per 200.000 lire? Perché anche magari... Sì, tu mi dirai, sono stato beccato in flagrante. Non conta più che siano 200... Non a quel punto non conta se fossero 200 o 50.000, però tu ci hai visto in faccia. E magari tu Floride ci conosci, perché sai che siamo degli studenti, o magari, aspetta, non siamo studenti di questo college, ma siamo studenti di un altro, proveniamo da un altro college, cioè sempre di quella cittadella universitaria, dico, perché lei conosceva tanti giovani, non solo quelli di quel college. Attenzione, magari io che ne conosco tanti giovani posso, no, ti riconosco, magari dico ma proprio tu, no, allora ti trovo lì, ti vedo, ti becco in flagrante che mi stai rubando i soldi da una guardiola, cioè sei venuto di notte perché ti sei introdotto di notte qui dentro, certo. Allora, ma come, proprio, dice, allora ti guardo in faccia, ma come, proprio tu stai facendo una cosa del genere? Dice, allora a quel punto le reazioni sono delle più impreviste, perché magari poi non si possono permettere nemmeno di essere, no, sbugiardati in giro. Sì, può essere che magari mi ricorda il delitto di un ragazzo che
Non mi ricordo, questo è stato uno dei primi serial killer italiani, tra l'altro, negli anni 30. In Liguria mi sembra che fosse. Togliendo questo, ammazzò un prete, poi ammazzò un autista, poi ammazzò un barbiere, non mi ricordo, ma ammazzò il prete perché lo vide rubare qualcosa. Allora, per coprire il proprio furto, ammazzò il prete. Non ci pensò due volte a farlo. Ed era un ragazzo, all'epoca 16-17 anni. Questo sì, ci poteva stare senz'altro. Ci può stare senz'altro perché, però, oddio, poi sai, ecco perché a me è venuta questa. Un attimo, mi si era acceso questo flash. Perché sai, tutti quelli del college sono stati esaminati. Però di quello tu dici, magari sono del padiglione centrale, però sono stati esaminati quelli del colle. Del colle basta, dici. Che erano circa, pensa tu, questi erano 150 all'epoca, 150? E neanche tanti, tutto sommato, 150 più un'altra, non esagero, un'altra settantina di docenti, professori, quindi era bello frequentato, però. Dimmi un po', anche se questo Rumori era un suo collega, sì, ma anche chi lavorava lì hanno fatto, hanno visto anche chi lavora, cioè dici dove, nella stessa struttura dove lavorava, sì. Rumori, nell'altra, sì. Nell'altra no, l'hanno lasciata perdere, ecco. Loro si sono focalizzati, ecco perché poc'anzi a me poi mi si è acceso il flash, perché loro si sono focalizzati solo su quel college. Hanno esaminato tutti, centinaia di persone con questo DNA. No? Ecco, guarda, l'ho trovato. Questo che dico io si chiamava Giorgio William Vizzardelli, il mostro di Sarzana, e questo è cominciato che aveva 15 anni. Ha fatto tutto in quell'età. Ma adesso mi hai fatto venire in mente, tra l'altro, che sempre nel 2012, sì? Quando avevano riaperto per la prima volta il caso, poi gli inquirenti si erano accorti, erano venuti a sapere per caso, sentendo una notizia in TV, questo seppero per caso, che c'era un certo Fabio Greco che alcuni anni prima aveva ucciso la madre, sferrandole in testa una statuetta di marmo, le aveva spaccato la testa con una statuetta di marmo. Quindi si sono fatti per un attimo, sono rimasti impressionati, no? Sentendo questa cosa, questa dinamica, che dissero, beh, però somiglia un po' a quella della Cesaretti, perché questo ha ucciso la madre rompendogli la testa. Allora, lo hanno, cosa fanno? Sono andati un po' ad attenzionarlo, questo Fabio Greco, che però nel 2012 si trovava già in carcere per l'omicidio della madre. Ma avvenne dopo? Avvenne dopo, l'omicidio della madre avvenne dopo quello della Cesaretti, però quando fu uccisa la Cesaretti, Fabio Greco non era in carcere. Questo è vero, però poi si sono accorti che anche Fabio Greco non c'entrava nulla, con l'omicidio della Cesaretti non c'entrava. Lui poi era stato condannato a qualcosa come 24-25 anni per l'omicidio della madre, però con l'omicidio della Cesaretti non c'entrava, perché sottoposero anche più volte lui stesso al test del DNA. Marco, scusa un attimo, cambio telefono perché mi stai correndo, sì. Questo per seguire la chat. Un secondo solo.
sei, Marco? Sì. Ma questo greca da dove spunta? Perché è stato... È spuntato perché, come ti dicevo prima, gli inquirenti avevano sentito, non lo sapevano nemmeno, che questo qui aveva assassinato la madre. E come l'ha ammazzato la mamma? In una maniera brutale, un po' come sì, è successo? Sì. Sì, perché si dissero, una volta che sentirono la notizia in televisione e la lessero, poi andarono a rileggersela sui giornali, andarono a riprendere dei giornali di qualche anno prima, non ricordo questo in quale anno aveva ucciso la madre, no? Però sicuramente dopo la Cesaretti era avvenuto questo omicidio. Bene, loro l'hanno saputo per caso, l'hanno sentito. Allora, sentendo questa dinamica, leggendo di questa dinamica con cui questo tizio aveva ucciso la madre, cioè colpendola, fracassandole la testa con questa statuetta di marmo, da questo hanno, per un attimo, stavano prendendo spunto per andare poi a dire, ma che ne so, si sono detti tante volte che questo potrebbe dirci qualcosa, magari, andiamo a vedere un po', a sentirlo, e cominciarono a puntarlo un po', a puntarlo, fino a quando poi, alcuni mesi dopo, lo sono andati a interrogare in carcere, lo interrogarono in carcere proprio, sempre nel 2012, se non che poi dopo qualche mese gli fecero sto DNA e non ne venne fuori nulla, nemmeno a lui. E quindi lo scartarono, in sostanza. Così come poi scartarono anche nel 2007, questo, scartarono anche il famoso tizio col pizzetto, no? Che il tizio col pizzetto era quello che alle 3:30 di notte, quella notte dell'omicidio, dice, pare che era stato visto lì vicino all'ingresso principale, c'era questo giovane col pizzetto che all'inizio non si era mai saputo chi fosse, che però stava lì verso le 3:30, dice, accidenti, allora questo qui comincia a puzzarci parecchio, perché stava lì, poi non si è mai saputo chi è questo. Era rimasto lì fino alle 3:30, dopodiché era sparito. Il giorno dopo una donna lo vide salire su un autobus diretto a Roma. Altri 7 passeggeri di quest'autobus confermarono che c'era questo ragazzo col pizzetto, che corrispondeva alla descrizione fatta precedentemente dalla donna. Quindi questo stava sull'autobus, lo videro scendere alla stazione di Roma Tiburtina, e dopodiché di lui, in un primo momento, si persero le tracce definitivamente. E dal 98 fino al 2007 non se ne seppe nulla di questo personaggio. Fino a quando poi, come una volta ti dissi, ti accennavo, giorni fa, gli inquirenti, dopo diverse peripezie, dopo aver ampiamente diffuso un identikit di questo personaggio, bruno con i capelli tirati indietro, capelli un po' folti, corti però, tirati indietro, pettinati all'indietro, con questo pizzetto nero, piuttosto giovane, però dopo varie peripezie gli inquirenti lo rintracciano, questo, che somigliava in maniera impressionante all'identikit del 98, e lo rintracciano a Bari, dove lui effettivamente abitava e risiedeva. Lo rintracciano, lo interrogano a lungo e vanno a fare il DNA anche a questo qui. Questo aveva una fidanzata all'epoca che conviveva con lui a Bari e raccontò che era stato, anche lui aveva frequentato il colle di Urbino, cioè quel college. Lo raccontò chiaramente che lo aveva frequentato e che però non aveva mai avuto nulla a che fare con Floride Cesaretti, non la conosceva assolutamente, per cui alla fine interroga qua che interroga di là,
questo c'aveva sta fidanzata, dice, ma che ci faceva lì alle 3:30 lui? Lui disse che stava lì perché all'epoca frequentava il college e quindi frequentava altri studenti del college. Però questo ragazzo non si fece vivo. Questo ragazzo in effetti in un primo momento non si era fatto vivo. No. Eppure avrebbe saputo del delitto. Questo sì. Lui dal 98 al 2007, quindi per 7 anni lui non si fa vivo. Però quando lo rintracciano gli fanno il DNA. E lui senza problemi dice: io frequentavo, è vero che frequentavo il college lì, però non conoscevo la Cesaretti, conoscevo altri studenti che erano lì che frequentavo e a volte mi fermavo a dormire da loro. E dove era lui alle 3:30? Lui era poco fuori dell'ingresso principale, su, sempre vicino al corpo centrale, però era poco fuori dall'ingresso principale e infatti era insieme a quell'ora precisa, in circa le 3:30, era insieme a poi a quegli altri 3 studenti che stavano rientrando per andare a dormire, quelli che avevano scambiato 2 parole con Floride. Ricordi quello che dicevamo all'inizio? Sì. Avevano scambiato 2 parole con Floride dicendogli: cosa fai ancora alzata, eccetera. Fatto sta che però poco dopo le 3:30, questi 3 erano andati su a dormire, poi è sparito anche lui. Guarda che questo è un caso veramente interessante. Ora io non so se lui sia sparito insieme agli altri 3 che si è andato a dormire insieme agli altri 3, perché dopo le 3:30 bisogna tener conto che da quel momento, da dopo le 3:30, è tutto, alla fine è tutto un mistero cosa succede, cioè, sai che è molto strano, perché se posso fare un po' un riassunto di quello che abbiamo detto. Allora, fino alle 3:30 la donna, hai detto l'ultimo avvistamento alle 3:30, giusto? Sì. Poi alle 4 mi pare che non la vedono. Quelli, gli ultimi che rientrano, che rientrano alle 4:30. Alle 4:30. E non la vedono. Non sappiamo se hanno visto questa sedia, questo non lo sappiamo. Questa sedia, a proposito di questa sedia, ora se la via di fuga è stata all'interno della stessa guardia, cioè questi entrano, anche loro hanno trovato la porta chiusa come l'ha trovato Riccardo. Loro non hanno parlato della porta. No, dico gli assassini, sto parlando io. Ah, gli assassini è un voglio dire, se hanno trovato la porta chiusa della guardiola, però tu trovi una sedia appoggiata al bancone che è nell'atrio, praticamente la sedia non è nella guardiola, è nell'atrio, giusto? È nell'atrio, è appoggiato al bancone, e giustamente sto Riccardo dice: che ci fa sta sedia qui? E sembra che l'abbiano usata per, lui non usa la sedia, ma qualcuno deve averlo usato per andare nella guardiola, quindi per scavalcare il... Sì, qualcuno certamente, perché a parte l'impronta di mano di cui abbiamo parlato, che fra l'altro sta proprio in direzione immediata della sedia, no? In corrispondenza della sedia, che c'è la sedia con lo schienale, poi inizia il bancone, c'è la superficie del bancone a livello della sedia e c'è l'impronta. Ecco. È lì. Però voglio dire, quanto sarà stato alto questo bancone? Tu c'hai delle foto? Era parecchio alto, è abbastanza alto. Ah sì? Sì, visto le foto. Visto le foto da più angolazioni. Poi l'ho visto anche nel servizio l'ho visto ripreso bene anche nel servizio che ha fatto Lucarelli già all'epoca. Ancora era abbastanza alto, qualcosa da metterci davanti per scavalcarlo ci voleva. Per uno che voleva scavalcarlo ci voleva un qualcosa. Però se gli assassini, ora a prescindere anche da dove siano arrivati questi, perché se sono arrivati come
nell'ipotesi privilegiata che fecero gli inquirenti, se sono arrivati da una delle altre tre entrate che stavano sotto, che però erano collegate, porte che comunque erano collegate al corpo centrale, se sono arrivati entrati da una di quelle, allora sì, tu devi mettere, e vuoi scavalcare, devi mettere la sedia davanti al bancone. Ma se tu entri dalla porticina di giù, di sotto, al piano di sotto rispetto alla guardiola, e la trovi aperta, e lì non hai bisogno più di mettere sedia, perché da lì sali direttamente su, fai la rampa di scale e sei direttamente nella guardiola all'interno. Però leggo qui forse questa guardiola, se loro sono arrivati da un'altra parte, sì, sono scappati da quella porticina di sotto, ma sono entrati da un'altra parte. Ho capito. No, per cercare di dare la ragione a quella sedia. Sì, però scusa, la sedia era appoggiata al muro esterno della guardiola. Al bancone esterno. Ah, Lato esterno del bancone. Dalla parte dell'atrio, della reception. Sì. No, perché ho pensato, se Riccardo ha scavalcato senza aver bisogno della sedia, Riccardo quanti anni aveva all'epoca? Era uno giovane, era uno all'età abbastanza di... giovane. Penso fosse, esattamente non ricordo, ma penso fosse quasi coetaneo di Floride. Vabbè. O insomma una cinquantina, sulla cinquantina. Lui dice che ha scavalcato Ecco, se ha scavalcato lui, senza usare la sedia che aveva visto, che è aveva lì già volevo visto poco arrivare. prima, che aveva già visto poco prima. Però se invece l'assassino ha avuto bisogno della sedia, vuol dire che aveva una qualche difficoltà rispetto a lui, no? Certamente, bravo. Beh, io Magari penso che la Riccardo. difficoltà poteva essere non una difficoltà fisica, poteva essere una difficoltà del vestito. Poniamo che erano un uomo e una donna. L'uomo ha i pantaloni e scavalca, la donna ha la gonna lunga fino alle caviglie e magari non ce la fa a fare questo movimento. O magari scavalca solo, ha bisogno di scavalcare solo la donna, perché la donna magari è più bassa in statura, e se è più bassa in statura poi ti trovi più in difficoltà, allora hai bisogno della sedia. Se Sì. l'uomo già è più alto, può darsi che non ha bisogno della sedia, magari che so, è alto, faccio per dire, è alto 1,85 m, 1,90 m, quindi già bello alto, non ha bisogno della sedia. C'è la cosa strana, sai qual è, Marco? Se uno degli assassini fosse alto, dico, l'uomo fosse bello alto, non ha bisogno quindi di metterci la sedia lì. Certo, infatti. Però magari una ragazza un po' più bassa, con una gonna lunga, non riesce a scavalcare. E ti volevo dire, Marco, quindi questi entrano, presumo, forse dalla porta principale. Che poi non ho capito una cosa, questo atrio si trova a piano terra, si trova. Piano terra. Piano terra rialzato. Questo è rialzato perché se poi scendono giù ed escono. Sì. Poi c'è appunto dalla rampa di scale della guardiola scendi giù. Dall'interno della guardiola, rampa di scale, scendi giù dove avviene l'omicidio. Però poi le altre tre entrate sono poste sullo stesso livello di quella dell'ingresso principale. Ok. Più Ma come distanti. ci si arrivava lì? Cioè, intendo dire fuori, c'era, perché si hanno visto una Sento macchina. male, scusa. Aspetta. Dicevo, hanno visto una macchina andare via, no? A una Esatto. certa ora. Questi ragazzi che erano affacciati, forse non Erano tranquilli. affacciati, stavano bevendo, erano affacciati alla finestra a fumare e hanno visto questa macchina. Esatto. Che si allontanava dal college. Ecco, è probabile che fosse una macchina di questi assassini, perché l'orario è quello. Nessuno
dice di aver lasciato il college, almeno credo, no? A quell'ora che ha preso la macchina ed è sparito, e poi trovano questa roba a 2 chilometri di distanza. Questa è una roba. E infatti... dopo quanto tempo trovano questa roba? Scusami. Il giorno dopo. Ah, subito. Il pomeriggio dello stesso giorno, perché. No, scusa, il 28. Il pomeriggio del 28, giorno seguente. Ah. Poi scusami, chi è che ti ruba un butichese? Io posso capire la cassetta con i soldini, ma il butichese, sinceramente, il butichese, sinceramente, lo attribuisco più al gesto, un gesto femminile. Appunto, anch'io la attribuirei a un gesto. Il beauty case, è più un oggetto, no? Lasciamo perdere per un attimo la borsa, ma il beauty case è più un oggetto, come dire, che ti indirizza più verso una donna. Non so perché andare a cercare. Sai che cosa potrebbe essere successo? Che questi scavalcano, prendono la cassetta, sentono che la donna ha sentito qualcosa, magari cercano una via di nascondersi, una via di fuga, ma non per scappare, ma per nascondersi giù nella ghiacciaia. Forse Floride va a vedere e li sorprende, ma era una coppia di un uomo e una donna, ecco perché non ha paura. Non penso, perché magari c'è anche una ragazza, ma sono ragazzi. Però magari il salire su ora chiama la polizia, ma li ha minacciati. E questo magari ha reagito. Ha avuto paura. Mi sembra una cosa di balordi, sembrerebbe. Sempre. Poi ti vai a rubare, perché il furto della borsetta e del butichese deve essere avvenuto sicuramente dopo l'omicidio. Quello è, appunto, ma qui mi devo... Cioè ci dobbiamo appunto spiegare... Che ti vai a prendere la borsetta... Poi sicuramente, mentre andavano via, uno dei due avrà detto, ma che la borsetta di Floride, c'erano soldi dentro? No, c'era questo indumento ripiegato, c'erano i documenti, c'era il portafogli con i documenti. Quindi non sappiamo se lei aveva soldi o meno, se li sono presi. No, hanno ritrovato tutto. Nella borsa hanno ritrovato tutto intatto. Quindi anche i soldi c'erano. Anche 10.000 lire hanno trovato. Sono, sì, pochi soldi. Non c'era granché. Cioè, quello che sono sparite sono le 200.000 lire. Ma neanche la cassetta non ho mai più ritrovato, giusto? Ma nemmeno la cassetta, no. Cioè, la cassetta è sparita insieme al badile. Per sempre. Però perché non ti liberi anche della cassetta a quel punto? Perché ti liberi del butichese, della borsa, ma non della cassetta? E allora perché forse siamo andati a spulciare, ci siamo accorti che nella borsa non c'era nulla da rubare. Sì, voglio dire, però se tu avevi bisogno delle 200.000 lire, te le prendi e poi butti la cassetta. È questo che non capisco, perché altrimenti potevano prendere le 200.000 lire, mettersele in tasca. No, pensavo, a meno che questa cassetta non fosse chiusa e quindi loro l'hanno aperta esternamente, cioè se la sono portati via così. Non so se c'era una chiavina, se c'era qualcosa, se si apriva tranquillamente. Era una di quelle tipo con la chiavetta, che però evidentemente era aperta quando nel momento in cui è accaduto il tutto, o subito dopo, insomma, questa cassetta si presentava aperta, perché altrimenti non avrebbero, poi se no fosse stata chiusa avrebbero dovuto perdere tempo, che so, a cercare questa chiavetta per aprirla, sempre con l'intenzione, cioè partiti con l'intenzione di rubare, dicono. Quando ha lasciato i soldi questo professore? Questo li aveva lasciati qualche giorno prima, insomma. Ah no, tipo il giorno stesso magari? No. Questa roba di 2 giorni prima aveva lasciato i soldi, 2-3 giorni prima.
No, perché avevo pensato forse qualcuno ha visto questo professore lasciare dei soldi e poi. Beh, sì, che potrebbe averlo visto lasciare i soldi magari anche 2 o 3 giorni prima dell'omicidio. Che potrebbe averlo visto, ci sta. Ma sai, 2 o 3 giorni prima, che ne sai che ancora ci sono i soldi lì Ma dentro? magari l'ha visto in un momento lì passare lì davanti alla reception, è andato al bancone. E quello magari ha pensato, chissà quanti soldi ci sono dentro. Chissà lì questo che sta facendo, questo è un professore, dice adesso è venuto a portare dei soldi, a versare lì. Cioè, lo conosco, è un professore. E poi magari in quel momento che so non c'era nemmeno Floride, ma c'era in servizio un altro Esatto. corriere. C'era in servizio un altro corriere, però se ne sono accorti E possono passando. aver pensato che altre persone avevano messo soldi lì dentro. Esatto, pure addirittura che so che magari questi abbiano visto, sto professore trovandosi a passare lì, abbiano visto che questo depositava i soldi in reception e poi magari lo abbiano riferito ad altri, tipo per esempio con un passaparola. Anche. Perché magari, sai che ho visto, guarda che il professor X oggi ha depositato 200.000 lire, è venuto lì, oppure se lo lascia scappare, non so, involontariamente, si lascia scappare qualcosa con altri personaggi, per esempio, si lascia scappare qualcosa e questi pensano, dice, ah, il professore dice, ah sì, ha depositato quei soldi lì, dice, quanti erano? Erano così e così, dice, ah bene, interessante, però. Passaparola, fra giovani, sai com'è? Certo. Però, guarda che, comunque, come dicevi prima, il fatto di portarsi via tutta questa cassettina, insomma, cosa ci devo fare io con il tesserino, no? Che è lì dentro, con il tesserino di Riccardo, perché io sto lì, sto rubando, no? Stiamo rubando, dicevo, vedo il tesserino di un altro portiere, dice, ma cosa ci devo fare io col tesserino di quell'altro? Allora mi prendo i soldi e li metto in tasca. Me A li meno metto. che hanno fatto così, Marco, avevano uno zaino, ci hanno messo la cassettina dentro e poi l'avrebbero aperta con calma. No, ma Floride deve essersi accorto che c'era qualcosa, che ha sentito, e lei. forse era anche sveglia, chi lo sa. Oppure. Lei sicuramente si è accorta di ha sentito qualcosa, sicuro, però ecco, non, cioè, il perché non andare a prendere solo i soldi? Quello che è strano, sai cos'è, Marco? Allora, questo omicidio alla fine è stato scoperto subito alle 6 del mattino, giusto? Sì. Quindi la polizia è arrivata subito. Arrivata nel giro di poco, insomma. Però trovano la Una borsetta mezz'oretta già erano lì. Nemmeno. trovano la borsetta il butichese della povera Floride nel pomeriggio, a 2 km di distanza, mi hai detto, Del giorno 28, del del giorno giorno 28, dopo. sì. Del giorno 28. Ma anche lei viene ammazzata il giorno 28. Il giorno 27, Ah, il che poi 27 viene uccisa lei. sì, che sarebbe la notte fra il 26 e il 27, quindi era il Ah, 27. avevo capito nella notte fra il 20, il 27 e il 28. Quindi il giorno dopo, diciamo, l'omicidio Un viene giorno ucciso. dopo, 28, 24 ore dopo, nella mattinata c'era questo signore che passeggiava col cane su per quella stradina nel E questa boschetto. stradina dove è di preciso, scusa Marco, rispetto al colle? Questa io non ho capito bene dove fosse, era circa 2 km, però andando giù, scendendo verso Urbino, Ho verso la capito. città. Quindi se ne Però sono liberati subito. è quasi subito, insomma, 2 km scarsi, l'hanno gettati via subito. Però ecco, siamo ancora in collina, cioè siamo ancora in zona collinare, quindi Quello che volevo dire, quando Marco, si sono è che liberati. siccome è stato scoperto alle 6 del mattino, io non so poi la polizia come abbia agito in quel caso, però se fossero stati studenti del colle ad aver fatto questo,
ma forse lo studente, non lo so, qualche dubbio io. Dovevano mancare all'appello quella sera questi studenti, cioè quella mattina. Perché rubi, ti allontani, Guarda, ti fai 2 chilometri, che fai? Poi torni indietro. appunto, io fra l'altro riguardo a questo aspetto che poi avevo letto, insomma, ho anche sentito qualcuno che diceva una cosa un po' assurda, perché l'assassino o gli assassini addirittura sarebbero risaliti in camera, risaliti in una delle stanze del college. Quindi dando per scontato, no, che appartenessero a quel college, siano risaliti in camera addirittura portandosi. Io ho sentito qualcuno dire questa cosa, ma francamente io mi pare priva di logica, no? Portandosi dietro il badile in Ma poi camera. È una cosa, insomma, un po' fuori dal mondo, perché prima o poi innanzitutto qualcuno avrebbe trovato questo badile. l'avrebbe trovato, perché le camere sono state perquisite, fra l'altro, fra le altre cose. Qui dobbiamo effettivamente dire che gli inquirenti non è che sono stati, insomma, no, non è che li puoi prendere per fannulloni, perché No, certo. in questo caso si sono dati da fare, si sono dati da fare parecchio anche, però. Tant'è che, insomma, perquisire poi tutte le camere, anche alcuni giorni dopo, pochi giorni dopo l'omicidio, oppure quello è un darsi da fare, insomma, nell'immediato, voglio dire. Per cui uno che si riporta, un assassino, degli assassini che si riportano un badile insanguinato, sporco, su, o magari lo puliscono, cosa devo fare? Perché io ho bisogno di pulire il badile, prima pulire il badile fuori nella neve. E pulirlo con quell'asciugamano, no? Ritrovato insanguinato. Poi cosa faccio? Lascio l'asciugamani per terra, fuori. Lascio l'asciugamani insanguinato fuori, lì per terra. Ho pulito questo badile e cosa faccio? Me ne ritorno in camera? Col badile. È una cosa. Cioè, ecco perché, come prima dicevi, non è. Anche se fosse qualcuno del posto, dei giovani del posto di quel Sì. college, poi rientrare, tornare indietro. Cioè, la vedo, non so tu, ma io la vedo come una percentuale di rischio, insomma, notevole, bella grossa, perché è un rischio da non poco, perché devo tornare indietro? Cioè, ho appena commesso un omicidio di quel genere. Io Proprio la di vedo così. Se, sicuramente deve esserci stato più di una persona, almeno due, almeno almeno due. due. E devono aver agito più o meno in questo modo, credo. Avevano una vettura, che credo sia quella che è stata avvistata più o meno all'ora del delitto. Ma cosa fa? Uno prende la cassetta e il badile e lo mette nel portabagagli e quindi non lo prende più. L'altro si porta invece la roba dietro. Quindi sia il bouquet sia la borsa. Ecco perché si librano di questi due, perché ce l'hanno in macchina, lì a portata di mano, mentre le altre due cose no, Sì. ce l'hanno dietro. Quindi forse lì c'è stato, fra i due, c'è stato come dire, un Oh, diverbio, forse. certo. Ma un diverbio forse. Sì, nel senso che ti devi liberare di questa roba qui. Butta questa roba qui, perché dopo 2 chilometri la buttano. Vuol dire che sono stato uno deve aver costretto l'altro a buttarle. Bravissimo. Perché altrimenti così potrebbe Magari il spiegarsi. primo, ecco perché ti ho detto, il primo, se l'altro non voleva buttarlo, poniamo che il passeggero non voleva e il guidatore voleva buttare la roba. Allora il guidatore prende e lo butta lui il primo. E l'altro a questo punto lo butta l'altro Dopo dall'altro lato. pochi metri, fatti Sì. pochi metri, lo butta dalla parte opposta. Deve esserci stato fra di loro qualcosa, insomma, che uno voleva liberarsi e l'altro Deve essere nato, sì, questo diverbio, perché fra l'altro questo potrebbe anche spiegare il perché Ma questi
questi personaggi non facciano sparire, cioè abbiano fatto sparire nel nulla la cassettina con il badile e non e poi far ritrovare invece la borsa col beauty case. Il badile ci poteva stare, vabbè, l'arma del delitto, ok, sono d'accordo. Certo. Badile è più logico perché abbiamo usato quello per uccidere, ok? Però deve essere nato questa, una volta usciti fuori, no? Mentre nei momenti concitati in cui si sta fuggendo e siamo saliti in macchina, allora dobbiamo, dice no, questo lo dobbiamo tenere. Questo vuol dire, insomma, sì, voglio dire che no. Questo, ma io penso che io potrebbe essere successo così, che mentre quello puliva il badile, l'altro si è andato a prendere la borsetta e il beauty case. Quindi, e quello si è trovato, dice, ma che te dobbiamo fare di questa troppa roba? Poi c'hai il badile, la borsetta, il beauty case, dice, magari già abbiamo... la cassettina. Cioè, stai facendo un trasloco fra un po'. Allora magari lui, tanto che ci sia un lui e una lei, lui ripone la roba nel portapacchi, nel portabagagli, lei invece se lo porta dietro, e a un certo punto lui dice no, questa roba bisogna che te ne liberi, questa è la roba della persona che abbiamo ammazzato. Questa era, perché se c'era se no si dovevano fermare, rimetterla a posto, ma insomma era troppo compromettente. Sì, ormai... ho capito, è una, però deve essere, questa deve essere gente del posto comunque. Andare a pensare che erano in disaccordo in quel momento, erano in disaccordo. Secondo me erano in disaccordo. Uno se li voleva portare dietro, voleva portarsi tutto dietro e fa sparire tutto, anche la borsa con, certo, dice qui deve sparire tutto, dicevano l'altro invece no, e allora si fa come dico io. Esatto, si fa come dico io. Vabbè, li buttiamo, ok. Però gente del posto, ora del posto intendo di Urbino, di Urbino. Ma tornando al badile, visto che questo è un badile grosso e non è un coltellino tascabile e non è nemmeno, che so, un martello piccolo, secondo te dove, questa non lo so, è una domanda un po' difficile, dove potrebbe avergli detto la testa di far sparire questo grosso badile? O per me il badile lui l'ha lavato, o addirittura dovrebbe... di distruggerlo, non lo so, di distruggerlo, come potassi l'ha riutilizzato come roba sua, poi chi lo sa, perché non è mai stato, nessuno ha mai trovato un badile in giro, no? Sì, questo è anche vero, poi magari poi ripulito, finito di ripulire comodamente. Per me lui lo pulisce perché lo mette in macchina. Quindi prima di metterlo in macchina lo pulisce. Se lo porta dietro perché magari ci sono le sue impronte digitali, quello ci arriva da solo, è troppo compromettente, anche la borsa, anche il coso, come si chiama, anche la cassetta, magari ci sono le sue impronte digitali e se la porta dietro. Però magari su... non so se hanno preso le impronte digitali della borsetta, del beauty case. Quelle per esempio no. Quelle no, le hanno messe un po' in secondo piano. Io però ripeto, questi due elementi della proprio delle impronte, questo hanno lasciato un pochino a desiderare. Su beauty case e sulla borsa non ci sono andati molto a fondo su questo fatto delle impronte, così come non sono andati a fondo sull'impronta di mano destra, quella che stava sul bancone all'ingresso. Però questa è un'impronta che loro ce l'hanno nelle carte, c'è questa impronta nelle carte, c'è, a voglia se c'è, quindi non c'è solo il DNA, c'è anche questa impronta che potevi benissimo prendere. Infatti, se domani lo becchi questo, c'hai sia il DNA sia l'impronta. Tu hai un DNA, sì, che viene dall'Argentina. Ma poi magari però viene dall'Argentina, ma non è detto che sia argentino, mi spiego, è argentino che c'è nato in Argentina, ma magari è un adottivo, un adottato,
un adottato, un nato, Sì. uno nato. Io poi facevo un'altra, avevo fatto Cioè, un altro pensiero. c'è un cognome italiano, magari, Uno l'italiano. nato in Italia, però da magari uno nato in Italia da genitori argentini. Anche può essere. Però quello che diceva secondo il principio della genealogia forense, è che questo era riconducibile, questo ceppo, comunque il DNA di uno degli assassini, era riconducibile a questo ceppo di popolazione argentina e quindi a qualche suo parente, comunque a un ramo di parentela entro il terzo grado, però non oltre. Quindi poi lì il campo si Io però finisce, sarei si andato a controllare se c'erano dei ragazzi adottati dall'Argentina. chiude. Ecco, questo no, pare di no, perché come ti dissi all'inizio, loro avevano sì, poi ricontrollato tutti questi studenti argentini quando poi tornarono sul posto. Dopo anni avevano controllato questi studenti argentini, però come dici tu, Che fa qualcosa del genere, secondo me c'è già precedenti penali, l'ha già fatto, ha già commesso dei piccoli furti, o se non ce l'aveva prima, ce l'ha avuti dopo, perché chi fa cose del genere, insomma, magari stavolta gli c'è scappato il morto. sì, stavolta gli è scappato il Era morto il morto. perché Floride aveva intenzione di magari di chiamare. Cioè, mi ero dimenticato, no, siccome adesso hai fatto questo rilievo sul soggetto o soggetti con magari piccoli precedenti di furti, no? Furti furtarelli, mi ero Sì. dimenticato di aggiungere che poi c'era un attimo, era stato brevemente attenzionato anche un altro soggetto che lavorava per un ente. Appartenente al college, a cui era collegato il college, era un ente pubblico. Questo soggetto aveva dei precedenti per piccoli furti, li aveva Vedi. questo tipo, e poi lo scartarono questo in virtù di un alibi forte di ferro che reggeva molto, perché poi andarono a controllare, insomma, minuziosamente, e questo pare che quella notte stesse in famiglia, era a casa con moglie e figli e dormiva. Questo lo controllarono, insomma, lo scartarono in virtù di questo alibi, ecco. No, giusto perché così mi sono ricordato di questo, un attimo, di questo tipo che avevano attenzionato brevemente, ecco, che però aveva questi precedenti per furti, e qualche volta qualcuno diceva che lo aveva visto, siccome ogni tanto frequentava, passava lì al college, perché poi qualcuno diceva che soffriva di insonnia, questa persona. Questa è l'ultima di cui ti sto parlando. Soffriva un po' di insonnia questo tipo. E niente, disse che qualche volta l'avevano visto bisticciare con altri portieri e anche con la Floride. L'avevano visto. Così, degli episodi non raccontava. Però non ti so dire questo quanto sia vero o meno. Questo particolare che lui bisticciava, era stato visto bisticciare con Floride, per questioni poi non meglio precisate, non che bisticciassero, cioè non ti so dire se bisticciassero per soldi o perché lui manifestava intenti poco simpatici, diciamo, questo non te lo so dire. Poi sai com'è, però qua in tanti casi le voci, poi una voce si accavalla all'altra, le voci si rincorrono, alla fine vox populi, insomma, Certo. bisogna vedere fino a che punto poi lì bisogna cominciare a prendere con le pinze. Per cui Bisognerebbe vedere se quella sera che è morta Floride,
C'è stato qualcun altro che ha denunciato qualche furto a casa o qualche piccolo furto da qualche altra parte, per vedere se questi, oltre ad aver rubato da Florida, avevano già rubato da Mettevano le altre. mani da altrove, questo pare di no, questo no, da quello che ho visto no. C'è no cosa che non ci sono No, stati. no, non sono stati rilevati, ecco, nel senso che non sono stati, non furono rilevati questi altri furti o tentativi di furti, ma altrove anche nel periodo immediatamente a cavallo dopo Perché l'omicidio. quando magari fai una sortita, magari sei andato lì perché prima hai provato da una parte, poi hai provato dall'altra, hai trovato 50 euro là, 100 euro, scusami, 50.000 lire là, 100.000 lire là, poi magari ti sei spinto fino da Florida, perché alle 4 del mattino più o meno è avvenuto l'omicidio, no? Mettiamo 4, 4 e Sì, quattro mezzo. e mezza. E non credo che hai fatto solo questo furto e basta fino alle 4:30 del mattino. Ah, tu vuoi dire? Che ti sei dato da fare anche prima? Esatto, Vuoi dire un po' della serie? Siamo già in giro da un po'. esatto. Abbiamo raccolto poco. Andiamo a vedere lì. Perché Andiamo a vedere lì. vai apposta lì per 200.000 lire? Magari siamo andati a pensare, prima eravamo andati a pensare di dare un'occhiata nelle altre palazzine. Sì, Poi, esatto. ecco, lì pare di no, però altrimenti mi avrebbero. Oddio, anche se non li hanno sentiti poi tutti, cioè quelli delle altre palazzine facenti parte della cittadella universitaria, quelli non li hanno interpellati, per cui questa cosa potrebbe anche, magari ci stiamo facendo un giro notturno. Sai com'è? Andiamo. Adesso capitiamo qui al colle, vediamo un po' qui cosa possiamo tirarci fuori. A me sembra una coppia di balordi questa. Una coppia giovane però. Sì, di balordi, di giovani. Giovani però. Lui e lei, magari, Sì. io sono convinto che qualche precedente ce l'ha. Perché, Stavolta sai, mi pare strano che lo sì. studente, no? Non ti va mica a rubare 200.000 lire lo studente. Sembra strano che faccia una cosa del genere per 200.000 lire. Nell'ambiente dove tu magari tutto ci sta, può anche essere che sia andato così. Io lo vedo più come un esterno che Quindi gira, gira, gira e alla fine si va a ritrovare in questo corpo. Mi devo studiare un po' la topografia per vedere dove si ecco, trova io poi questo. ti vorrei, sì, poi la prossima volta ti mando, non lo so, anche a stretto giro, quindi ti devo far vedere questa piantina, Sì. che è interessante, però quindi tu dici balordi, balordi così provenienti un po' da È fuori. una notte balorda, la loro. Una notte balorda, qui Sì, dobbiamo. che è andata a finire in omicidio. Sai Però perché? devono conoscere il posto, devono conoscerlo, Certo, lo sì. devono conoscere bene. Ma magari hanno girato, hanno visto la porta aperta, ci sono andati. Beh, sì, perché quelle, come ti dicevo all'inizio, erano anche, voglio dire, erano porte che in teoria si sarebbero dovute chiudere all'una di notte. Ma questo college c'aveva. E Quando gli altri tre ingressi, che poi in pratica non si chiudevano, però. via d'accesso c'aveva questo college? E quattro in tutto. Non le porte, le vie d'accesso. E le vie di accesso erano svariate, Rispetto a dove è stata vista la macchina, erano parecchie, erano parecchie. erano sì, perché all'inizio dicevo, questo è, tu devi immaginartelo come un mosaico, un intreccio di strade e stradine, cioè che tu una volta che sali dalla strada principale, che arrivi su dalla strada principale, poi ti immetti, cioè per arrivare su ti devi immettere in questo dedalo,
di strade. Da qualche parte, tu la macchina devi anche parcheggiarla a un certo punto, devi fermare, devi scendere, devi proseguire a piedi. Quindi ora non è che voglio pensare che questi siano andati un pezzettino a piedi, era da metterlo in conto, perché sì, può essere, certo. Non si poteva parcheggiare subito lì sotto, intendo sotto, davanti a quella porticina dove poi sono scappati, lì non si poteva parcheggiare, quel pezzettino devi farlo a piedi. Tu provenendo dalla strada principale, poi sei costretto a immetterti, se devi arrivare dentro proprio il college, devi raggiungere gli ingressi principali, sì, fai un altro pezzo in macchina, poi però devi fermarti. Ora, non ho visto bene tutte le strade all'interno, no? della struttura, non le ho viste bene, ho visto foto un po' staccate l'una dall'altra, però ti assicuro che comunque è un groviglio, tutte queste strade collegano le stanze fra di loro, collegano tutte le stanze del college, e poi a loro volta ogni strada di questa ti riconduce al corpo centrale. Ti riconduce al corpo centrale, da cui poi, corpo centrale che abbiamo visto essere quello con l'atrio, la reception, e ti riconducono anche tutto questo dedalo di strade, ti riporta a quegli altri tre ingressi, tre porte d'ingresso che dovevano essere chiuse a luna di notte, quando i portieri facevano il giro. È un groviglio. Sarebbe, io quello che ho visto, che insomma perlomeno avevo disponibile, ti ripeto, non sono riuscito a vedere una foto panoramica, questa non sono riuscito a reperirla, di tutta, inquadrata bene di tutta la struttura, una foto panoramica, a partire proprio dalla terrazza superiore. Questa sono riuscito a vederla solo un attimo nel video del reportage di Lucarelli, una ripresa fatta dall'alto per un attimo, ma roba di nemmeno un minuto, intendo, cioè l'ho vista a video, però non sono, poi la ripresa fatta dall'alto non sono riuscito a rendermi bene conto. Un po' mi sono reso conto invece dalle foto, però sono staccate, quindi non sono foto panoramiche. Tu, Marco, chiedete se hai fatto, ti sei fatto, anche quello del tuo gruppo Facebook, l'avete discusso, quali sono le ipotesi? Su questo, sul mio gruppo non ne abbiamo parlato molto. Sono stato io che ultimamente ho cercato di riportarlo un po' così, riportarlo all'attenzione, che ultimamente ci ho fatto due o tre post proprio in questi giorni, però non ne abbiamo discusso tanto. L'ultima volta sì che ne discutemmo abbastanza fu un anno e mezzo fa, sempre perché io avevo messo un post, e poi noi lì facciamo così, come vedi, quindi poi avevo messo un post e poi lì si era aperto tutto un dibattito, però questo fu un dibattito un pochino più lungo, e anche fatto di più commenti, numeroso, insomma, e fu un anno e mezzo fa. Adesso di recente, in questi giorni, no, sono stato un po' io che ho scritto e basta, insomma. Ho letto però un post, qualche commento, questo così, è stato il primo caso in cui si sono occupati un'unità apposita, no? Sì, era quella delle analisi, unità proprio delle analisi per il crimine violento. Ma italiani? Sì, avevo scritto per il crimine violento quello che avevo scritto l'altro giorno, sì. Sì, l'ho letto questa cosa. Sì, la UACV era quella. Che poi questo fu la... era la specialità della Polizia Scientifica di Roma, appunto, questa cosa. E
perché dissero che negli anni, per tornare proprio all'arma del delitto, che poi tra l'altro esistono, questi della UACV, dissero anche, avevano studiato a fondo un po' le statistiche, degli omicidi commessi, successivamente a quello di prima, un po' prima, nel periodo un po' antecedente e subito successivo all'omicidio della Cesaretti, nei vari anni, quindi un po' di anni prima, sia un po' di anni dopo, questo della Cesaretti dissero che era stato l'unico omicidio in quegli anni in tutta Europa, l'unico delitto commesso proprio con questo tipo di arma particolare, con questo badile, in tutta Europa. Questo avevano detto, anche se poi però avvicinandoci più ai giorni nostri, al XXI secolo, poi di delitti, forse con i badili se ne sono avuti altri, qualche altro è capitato. Dipende però se è fatto solo con il badile o anche con il badile. Solo con il badile forse c'è solo Questo, questo. solo con il badile c'è solo questo. C'era solo questo almeno fino a, posso dirti, secondo le statistiche che avevano rilevato quelli della UACV, c'erano dunque fino almeno a 8-9 anni, 10 anni dopo l'omicidio della Cesaretti, non ce ne erano stati altri, col badile, solo col badile. Però Prima. questo dimostra però che questa, chiamiamola una coppia perché almeno in due forse sono stati, non è entrato lì con l'intenzione di ammazzare la donna perché se no sarebbero portato un'arma loro, no? No, Un assolutamente. coltello, una mazza, qualcosa, è proprio un'arma improvvisata. L'arma è assolutamente. Resta il fatto quello. Questa circostanza interessante su come uno dei due, su quando uno dei due abbia afferrato questo badile, insomma, su cui e poi si è iniziata proprio l'aggressione con i colpi sferrati, o perché prima magari era in atto una colluttazione, e quindi Floride stava cercando di difendersi un po' con le mani. E Ci sono ferite poi, da difesa? segni della difesa, beh, sì, c'erano. Ah, a parte che, aspetta, poi fra l'altro c'erano alcuni capelli piccoli, alcuni capelli piccoli un po' scuri. Infatti anche lì hanno preso Ma dove erano questi capelli? Dove li hanno sotto le trovati? unghie di Florida. Ah sì? Lui Sì. Sotto le unghie di una mano di Florida. c'è stato un corpo a corpo fra la vittima e Un l'assassino. po' c'è stato. Ah, perché lei fra l'altro poi aveva anche, cioè lei Florida aveva due bottoni staccati. Aveva perso due bottoni dalla camicetta. E quando ritrovarono il corpo, lei si presentava sì in posizione prona, però aveva il maglioncino e la camicetta di sotto, li aveva tirati su, quindi aveva la schiena scoperta e aveva tirati su più o meno fino a questa altezza, fino al Questo forse. livello, diciamo più o meno a livello del seno, poco sotto il seno, aveva alzato questo maglioncino. Forse questo è stato dovuto al trascinamento che Al c'è stato. trascinamento, sì, ma infatti quello l'avevo afferrata magari in un primo momento dal maglione qui, quindi si è alzato il maglione, alzandogli il maglione così poi hanno Perché tirato. segni di violenze sessuali, cosa c'è, non ci sono sul cadavere. Assolutamente no, quelli no, non ci sono. Quelli no. In un primo momento afferrata così dal maglione e poi hanno visto che dal maglione non era buona la presa, per continuare a trascinarla, e poi l'hanno presa per le braccia.
uno dei due l'ha presa per le braccia, ha detto continua, adesso continuiamo a trascinarla così. Poi arrivati giù, anche lì c'è stato un momento di indecisione fra i due, probabile, quando il commissario Bozzi dice che poi hanno fatto ruotare il corpo di 180 gradi, quindi sì. Fino alla fine, fin giù alle scale, fino alla fine della rampa, l'hanno presa per le gambe, è stata trascinata giù, presa per le gambe, arrivati giù alla fine delle scale, davanti al montacarichi, hanno fatto ruotare il corpo, quindi hanno preso uno dei due, è andato a prenderla per le braccia, ha fatto ruotare il corpo di 180 e quindi ha portato la testa dalla parte opposta in direzione, l'ha lasciata in direzione della ghiacciaia, capito? Questo è la ghiacciaia che devono dentro un frigo di quelli era un locale che era proprio, c'era la porta della ghiacciaia di fronte al montacarichi, quello era uno spazio. Ma lì cosa c'era, scusa, questo montacarichi alla ghiacciaia, cosa c'era lì? C'era montacarichi appunto dove è stato vicino pure a dove era il corpo . Poi c'era la di fronte alla ghiacciaia e a sinistra della ghiacciaia, quindi parliamo sempre appena scese le scale, a sinistra della ghiacciaia questo corridoietto breve che portava al bagno, dove poi uno dei due ha preso l'asciugamani. Tu c'hai uno schema di questa ghiacciaia, di questo corridoio, di questo? Questo sta sulle... questo l'ho fotografato, per dire la verità. Non l'ho fotografato un attimo, ho fermato il video e l'ho fotografato dalla topografia che aveva fatto vedere Silvio Bozzi, che aveva mostrato a video. Quindi un attimo lui è andato in primo piano, poi allora... in quel momento gli ho fatto una foto per giusto un attimo per immortalare, perché era però la topografia relativa al piano di sotto, a quello alla zona scantinata, insomma. Quindi dei veri sospettati ci sono stati tutti scagionati al momento. Tutti scagionati, che poi ricapitolando erano quelli più, diciamo, un pochino più attenzionati, ma senza peraltro essere mai stati ufficialmente indagati, erano il tipo col pizzetto, poi rintracciato a Bari, e Mauro, rumori, da morto. Mauro, rumori, da morto, che si era scoperto che aveva la macchina identica, uguale, aveva lo stesso modello di macchina, e la fidanzata di Mauro, che io sappia, non... comunque erano giovani però, tutti e due, sia Mauro che la fidanzata. Da questo Mauro c'aveva ascendenze argentine, non credo, ecco, no? Questo... no. Forse no, però io la fidanzata non ho mai saputo che origini avesse. No, per parlarci, ecco, certo, quindi... per parlarci direttamente e chiaramente, io la fidanzata di Mauro non sapevo e non so nemmeno come si chiama, o addirittura se vive ancora lei oggi, non lo so questo. Comunque devo dire che perché questa è veramente... mi chiedo perché non è non si è saputo con sicurezza. Io non riesco a leggere da nessuna parte quale sia stato l'alibi effettivo di Mauro. Magari, non so, poi se tu hai un po' di tempo nei prossimi giorni, sì, sì. Se tu riesci a trovare qualcosa, io mi ci sono un po', non ti nascondo, mi c'ero anche un po' intestardito a cercare di vedere la fidanzata di questo qui. Sono riuscito nemmeno a trovare come si chiama, sapere come si chiama. Io leggo che
gli ha fornito l'alibi. Sì, gli ha fornito l'alibi qualche mese dopo che lui era morto. Era morto al funerale. Gli ha fornito l'alibi. Però, vale, non lo so, io posso anche... Nel momento in cui mio fidanzato muore, è morto al funerale della signora Floride, io posso anche, non so, io sono la tua fidanzata, ma a quel punto io no. Questa ghiacciaia posso dire quello che voglio, per capire. Questa ghiacciaia com'era fatta? Scusami, tu ce l'hai una foto di questa, come più o meno? No, della ghiacciaia no. Però era piuttosto grande, vista, cioè l'ho vista sempre in topografia. Però piuttosto grande, il locale sì, era piuttosto grande. Perché siccome questa donna è stata presa, ho capito, essere... forse che ti sta, no, ti sta venendo in mente che forse volevano metterla, sì, che poi però ci hanno rinunciato, nella ghiacciaia. Sì. Però in chat, sinceramente, questa cosa qui. Però in effetti potrebbe essere, no? Sì, sì. Lo afferri con queste idee e poi magari ci rinunci. E forse magari non avevano la chiave. Esatto. No, perché quella era chiusa a chiave. Ecco. L'acciaio era chiusa sicuramente a chiave. In quel momento, forse magari. Perché sennò perché era trascinata fino a giù? Questa cosa. Trascinata giù, insomma, voglio dire. È perché tieni conto appunto che hanno iniziato a colpirla da su, quindi poi trascina, colpisci, continua, cioè continuando ancora a colpirla questa poveretta, cioè in tre fasi diverse. Questo è vero quello che dice. Io penso veramente ci abbia preso molto Bozzi quando facevo questo discorso delle pause, proprio per vedere l'effetto dei colpi, perché a quel punto, inizialmente no, però a quel punto è subentrata la volontà di ucciderla. Sì, certo. Su questo conviene, no? Cioè, sì. La volontà di uccidere è subentrata, anche vistosi, magari vistosi, vistisi, scoperti, quindi... e conosciuti, la volontà di uccidere subentra, perché a quel punto no. Marco, si fa una cosa, io ritornerei su questo omicidio. Va bene, bisognerebbe procurarsi un po' più di materiale, però. Ora io ripeto, questo è, sono io per il momento sono riuscito a rendervi poi in queste ore piacevoli di questa serata. Insomma, a parte che mi ha fatto piacere condividerlo insieme, e quindi spero intanto di essere riuscito a rendere questa prima volta un quadro. Sì, 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 sì. No, è veramente interessante come un quadro un po' chiaro. Sembrano assassini che vengono così. C'è altro, ma c'è altro da dire. Infatti, io direi di fare un. Questo come una prima puntata, poi vediamo se stimoliamo anche la curiosità di altri che magari riescono a reperire materiale, no, anche vogliono anche tra l'altro intervenire. Ha detto che la figlia è un avvocato, vero? Sì, la figlia più grande, sì. Adesso bisognerebbe sapere, fra l'altro, ecco, non so se lei dovrebbe avere dunque la figlia, sono passati 24 anni quasi, dovrebbe avere l'età della mamma più o meno, quando l'età della madre, sì, no? Quindi fai conto a 21 anni, cioè Floride aveva 21 anni al primo figlio, quindi sì. Ma lei è il primo figlio? Diciamo che ha un... Sì, sembra sì, la ragazza è la più grande. E quindi quando è morta la mamma c'aveva 26 anni. 26 anni. Diciamo... Una cinquantina d'anni potrebbe avere. Siamo su 52-53 anni. Sì, per la figlia avvocatessa, sì. Questo magari anche per non so, per reperire queste notizie un po' sui figli, ecco, su questo non ho trovato granché.
Volevo chiedere a te se poi magari, quando hai tempo, visto che poi ci possiamo tornare sopra. Sì, io ci tornerei volentieri sopra su questo delitto, che spero, insomma, è veramente misterioso, è anomalo, è proprio anomalo. Anomala come è avvenuto, dove è avvenuto. Parte il fatto, sì, non riesco, ecco, io sono rimasto, adesso alcuni punti fermi ci sono, alcuni punti fermi ci sono. Penso che già abbiamo visto quali, anche quel DNA. Poi magari ci siamo riusciti anche a fare un'idea su qualche balordo. Se noi vedessimo tutto il nostro DNA, come fanno negli Stati Uniti, no? Per fare le ricerche fra di loro, ma questo mai lo beccavi pure, Ma penso di sì. Ora, ripeto, sui punti fermi, guarda, perché gli studenti, vedi, sia Argentina, non è detto nemmeno che sia Argentina, come dicevi prima, non è detto per forza che sia Argentina. Magari un adottivo, adottiva. Però adottiva, insomma, oppure nata in Italia da genitori argentini o che abbia dei parenti entro il terzo grado, dei parenti argentini. Però è il ceppo, diciamo, sì, viene da quel certo. ceppo. Però non è detto che per forza uno degli assassini, o uomo oppure la donna, non è detto che per forza sia argentino, no? Di sangue, lui, intendi? Certo, sì. Su questo sì. Poi però, ecco, ricordiamoci sempre quella frase di Floride. Beh, Sì, è strano, è strano, altro punto fermo anomalo è sto aspettando qualcuno. sì, infatti è strano. Non sto aspettando qualcuno. Beh, teniamo il so, presenti questi. Questo, Sai come c'è. la macchina, a me qualche pensierino ancora, ti ripeto, E tu che dite sei fatto su questo? sull'alibi, mi sono fatto l'idea che, infatti, adesso te lo stavo dicendo, che insomma, sinceramente, qualche dubbio. Vorrei dire, gli voglio bene perché non c'è più, no? Adesso non c'è più Mauro, però qualche dubbio su questo suo alibi me resta, sinceramente. Certo. E non ho capito perché, oltre al fatto che lui ha la macchina, aveva la macchina praticamente uguale. Beh, se l'hanno sospettato, ovviamente avrebbero dovuto prendergli il DNA. Gliel'avrebbero potuto Se prendere anche ce da morto. l'hai, certo. Anche una volta morto avrebbero potuto prendere. Tu mi insegni che avrebbero potuto farlo. Certo. E sinceramente, voglio dire, scusa se mi permetto, ma anche alla fidanzata. Perché Certo, anche la fidanzata, certo. no? Perché voi l'avete fatto a tutti, questo DNA. L'avete fatto a tutti. A tappeto. Io ti ripeto, non so nemmeno se questa fidanzata che origini ha, non lo so. Ma Marco, dobbiamo procurarci il nome Oh, della magari figlia. ma la butto lì, ma non lo so, mi viene Certo. da dire, avrà origini argentine la fidanzata di Mauro? Certo. Certo punto uno poi magari si fa anche questa domanda, no? Perché se non gli hanno mai preso il DNA, voglio dire, questo era come quando ragionavamo, ricordi quando ragionavamo Sì. sul DNA nella storia di Nadacella? C'era una persona, no? Che poi vabbè,
alla fine non c'entra nulla con quell'omicidio, no? Però c'era una persona che insieme a Nada lavorava, no, nello studio, tanto per riportare l'esempio. Ma come? Anche lì, nella storia di Nada, fecero il DNA a tutto il palazzo, no? Sì, sì. Andarono a fare il DNA a tutto il palazzo, tranne che, per esempio, a una persona che però lavorava con Nada nello studio, cioè, e lavorava lì. Quindi parliamo di una persona che lavorava con Nada Cella. Non gliel'hanno mai fatto. Tu lo sai chi è questa persona? Sì, no? Sì, sì, lo so, lo so. Oh, non lo diciamo perché... Certo. Non lo diciamo. Però era una donna. Vabbè, però... Sì. Non glielo fecero. Al 95, 96, 97% non c'entrerà niente, forse, con l'omicidio. Però intanto faglielo. Dici. Però intanto faglielo. Certo. Obiettivamente lo devo dire, anche se tu sai che, per esempio, io su quella storia, per quanto riguarda Nada Cella, anche se poi tu sai che adesso io ho una mia convinzione. Su un'altra donna ho una mia convinzione. Però a quella che ci lavorava, obiettivamente, riconosco e devo ammettere che avrebbero potuto farglielo. Certo, dovevano farglielo, sì. All'altra. Sì, tornando, certo. Tornando alla povera Floride, voi avevate lì comunque una persona che conosceva Floride. Sì. Era un amico e un collega. Era un amico e un collega. Con tanto di fidanzata. E ti dirò di più, vedi Valerio, non si sa nemmeno, non si è mai saputo nemmeno quale fosse il tipo di rapporto fra Mauro e Flora. Non è emerso. Non è stato indagato. Questa l'ho sentita da Carlo Lucarelli. Cioè l'ho risentita perché... Ma cosa ha fatto la puntata di Brunotte? Di Brunotte, sì. L'ho risentita perché decine e decine di volte. Perché poi c'è questo passaggio in cui Lucarelli fa notare questa cosa. La circostanza che non si è mai... E non si sono mai approfonditi i rapporti fra Floride, fra Cesaretti e Mauro. Lo fa notare, così come fa notare anche il fatto dell'alibi di rumori, che non si sa qual è. Non si sa qual è. Marco, per me questo è veramente, dicevo, un omicidio molto interessante. Sono di... Sai, Valerio, pieno di anomalie. Ti rimangono qui, no? Perché sì, tu... sì, sì, sì. Come adesso questi esempi che ti ho fatto, ecco, su queste due persone, sono comunque cose che tu rimani con la curiosità, con non poca curiosità. Aiutami, se puoi, nel senso, tu magari... Sì, 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 vi voglio documentare di più su questo. Nei prossimi giorni, sì, ma nei prossimi giorni... Ma voglio coinvolgere anche altre persone, ora non lo dico in diretta. Voglio, ma vediamo, infatti, dillo adesso, puoi annunciarlo, così coinvolgiamo anche altri. Ne voglio parlare domani. Vorrei ritornarci su questo delitto. Sarebbe interessante sentire la figlia. Un avvocato. Quello che infatti sarebbe anche lei, sì. Lei penso, oddio, non voglio, io faccio tutti gli scongiuri del mondo, ma non voglio, penso sia ancora viva la figlia di Floride. Per quanto mi riguarda, quello che ti ho saputo dire, vedi, sulla figlia è solo quello che, ecco, che ha raccontato. Invece cosa fa il figlio, mi hai detto? Cosa faceva?
gestivo un negozio di calzature. Ah, ho capito. Di giù a Urbino, che però adesso attualmente non so, poi sai com'è. Sono sempre passati, certo, tanti anni, 24. Certo. Della figlia, poi ecco, ti ho detto all'inizio che ha avuto questa telefonata con la madre verso l'una di notte, la notte stessa del delitto. Poi è stato abbastanza a lungo al telefono, però è un lazzo. Certo. Marco, è stato veramente interessante. Ora magari andiamo verso la chiusura, perché è mezzanotte e mezzo. Però io vorrei che tu magari la prossima volta possiamo ritornare su questo delitto e ci ritorneremo. Ma tu hai tanti di quei delitti dei quali potrei altri, guarda, tre o quattro sotto mano, ne avevamo parlato già in privato, altri tre o quattro sotto mano ce li ho. Ma sempre di quelli proprio, per intenderci, da calare nell'atmosfera di Dario Argento. Sì, questo davvero sembra un omicidio alla Dario Argento. Questo, ce ne avrei altri tre. Il modo violento come è morta questa povera donna, sì, sì, sì. L'accanimento che c'è stato, 22 colpi e tanta roba. C'è un altro molto, per quanto riguarda il corpo contundente, l'accanimento, c'è un altro sottomano che è bello, è interessante. E qual è? Ce l'anticipi? Così ne parliamo la prossima volta. Questo penso che lo saprai. Questo sì, te lo posso anticipare, quello, e in tanti lo conoscono. Il 15 gennaio del 97, un annetto e mezzo prima di Floride, è successo. Il conte de Robiland. Sì, sì. Te lo ricordavi? Sì, sì, sì. Il conte de Robiland è un altro scenario molto misterioso. Sì. Anche di quelli che intriga, perché c'è un'atmosfera lugubre molto, c'è questo palazzo Lucellai a Firenze. Sì, 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 sì. Sì, questo è un po' all'Agatha Christie. Quella l'Agatha Christie, bravo. Quella bella zona di Firenze, via della Vigna Nuova, una zona del quartiere molto in di Firenze, il Palazzo Lucellai, che è teatro di questo omicidio, no? Che ci sono dei particolari anche lì su quello del conte. Ma ce ne ho. Questo tanto per anticipartelo così, Sì, sì, certo, va bene. Allora, io direi di... È una puntata piena di punti interrogativi, questa qui, questo caso. Perché è veramente anomalo. È veramente anomalo. Se ci hanno seguito, come spero, non credo si siano annoiati. Cioè, quante persone ammazzano con le badile e se lo portano via l'arma del delitto? E che non lo trovi più. Perché l'avessi ritrovato un mese dopo, no? Da qualche parte. Ma perciò io prima ti chiedevo, ma secondo te, ma guarda, che non si tratta, dice vabbè, no, poi tu mi hai risposto. Magari non l'ha distrutto, non l'ha fatto, se l'è tenuto, ma se l'è tenuto dopo averlo ben finito di ripulire, perché altrimenti, voglio dire, io non è che sto facendo, devo far sparire un badile grosso, insomma, non è sì. Una cosa che ecco la particolarità. Da qualche parte l'avresti trovato sto badile, no? L'avresti, cioè dai, lo trovavi. Questa è la particolarità proprio dell'arma del delitto. Cioè, un benedetto badile che tu non sai che è grosso e non sai che fine ha fatto. Quindi puoi solo pensare, veramente, posso solo aggrapparmi a pensare, come dicevi, che questo personaggio, uno dei due dei personaggi, se lo sia proprio tenuto. Se lo sia sì, alla fatto. Fine l'ha riciclato lui, forse. Proprio riciclato, tutto bello, ovviamente, lavato, rimesso a posto e l'ha riciclato, perché forse gli è convenuto, fra virgolette, fare così. Certo, gli è convenuto fare così, piuttosto che rischiare di buttarlo, di nasconderlo
con rischio che venisse ritrovato. Esatto. Cioè, alla fine, se me lo tengo io, Magari ancora ce l'ha. nessuno sospetta di me, no? O di noi, Ma magari nessuno. l'ha tenuto nascosto per un po', poi dopo un po' l'ha utilizzato. Utilizzato. Non voglio pensare che l'abbia utilizzato per uccidere ancora. Non No, perché delitti del penso. genere Beh, insomma, fanno. anche perché già una volta hai ammazzato una persona in quel Ma modo. queste magari non l'hanno. Pensato. Sembrerebbe, insomma, che non sono assassini. Non sono andati lì per uccidere, perché Sì, quello. l'arma l'hanno improvvisata. In partenza sicuramente no, in partenza no. Però, caspita, c'hai il DNA, c'hai i capelli. C'hai un'impronta, due impronte, c'hai l'impronta di scarpa che vabbè, può non dirti niente, però intanto ti dà la misura di 38, c'hai l'impronta del palmo della mano. Ecco perché mi resta il groppo in gola, poi, perché voglio andare avanti, cioè mi piace andare avanti e poi magari cercare di capire Però mi voglio informare. se vengono fuori altri elementi. Mi voglio informare se l'AFIS Magari nuovo sei più bravo a informarti, per sei prendere proprio tutta la mano, sotto. perché ora prima c'era l'inchiostro, no? Ora non c'è più l'inchiostro. Ora usano un macchinario per prendere le impronte digitali. Però Ah, sì. non so se prendono solo le impronte o stavolta prendono tutto. Mi informo e poi ti faccio sapere. Quindi tu dici se è solo impronte o solo palmo della mano? Se Se ora prende prendono tutta la mano, perché se questi oggi viene fatto così, da qualche anno viene fatto così, vengono presi con questi strumenti elettronici, le impronte digitali, e chissà che questo non ce l'abbiano le impronte del palmo della mano oggi, se questo è andato a finire in carrera, perché le impronte non cambiano mai con gli anni, rimangono sempre le stesse. che può darsi, è chiaro, quelle non cambiano mai, che poi il caso però fatto sta che non è stato riaperto più, poi che magari questi ci hanno agli atti, queste cose rimangono agli atti, come dicevi giustamente, proprio il caso ovviamente non è stato più riaperto, L'ultima volta quando è stato riaperto il è caso? dal 2016 appunto, quindi Cioè è stato archiviato nel è stato 2016. archiviato, era stato riaperto poi brevemente, poi riaperto e archiviato per la seconda volta. Cioè, voglio dire, sono 6 anni che adesso si è di nuovo arenato. Non solo, si sta creando anche una banca dati del DNA ora, eh. Chissà che avendo comunque questo DNA in mano non ci stiano lavorando sopra. Ma se chiuso il Se caso non ci stanno lavorando sopra. è chiuso, no, punto. Ma no, magari pensare Però ogni che tanto questi so, di casi. Certo, riaprirlo una terza volta, di riaprirlo una terza volta. dovrebbe esserci proprio un ufficio dei casi freddi. Capisci? In America lo fanno, eh. In America. America loro hanno una sezione dove un caso vecchio, magari 30-40 anni fa, a volte lo affidano a qualcuno, che poi te lo risolve anche. Ma C'è stato. infatti stavo, sì, ma stavo infatti per dirti che giusto negli Stati Uniti questi a volte ti riescono a riprendere casi anche di 40-50 anni fa. Sì. Ti riescono a riprenderli e ci arrivano, ci arrivano. Va bene. Sono dei punti a loro favore. Eh sì. Sono dei grandi investigatori loro. Senti, va bene. Daniele, ci sei sempre? Presente? Chiudiamo qui a questo punto, Ok, Daniele. È bene. quasi l'una. Sì. Allora, io vi ringrazio Marco. Con Marco ci rivedremo quanto prima, il prima possibile. Certamente. Se non vogliamo, io Va bene. parlerei anche di questo caso, Marco. Cioè, per tornare su questo.
No, possiamo anche fare un altro, però riprendere qui, fare delle riflessioni, vediamo anche nel tuo gruppo cosa dicono, perché ci saranno anche persone. Sì. No, No. io cerco anche di coinvolgerli, magari, ora stasera, fra l'altro, dovevamo avere poi anche un'altra ospite che poi ti ho spiegato, ha avuto, Certo. stata assente per un impegno improrogabile, altrimenti sarebbe stata con noi, però le prossime volte cerco di coinvolgere anche qualcun altro del gruppo, sicuramente. Ma anche via, ho visto, magari stasera non è capitato, però via telefono possono sempre intervenire, come facevamo anche le altre volte. E tu sai benissimo appunto come si svolge la modalità, non c'è problema. Certo, intanto abbiamo stimolato la curiosità su questo delitto Sì. che anche io conoscevo pochissimo. Confesso Guarda, che io lo conoscevo facciamo, pochissimo. sì, magari poi alla prossima facciamo un po'. Torniamo un attimo su questo, poi. Sì, Sì. facciamo delle riflessioni su questo, Io vediamo ti. se abbiamo qualche novità. Sì. E appena finiamo il collegamento, io mi vado a vedere Notte di Lucarelli. Tanto c'è seduto il telefono, no? Sì. È lì, è sempre lì. Va Ma bene. quasi quasi. E non è escluso che ci vada anch'io. Ecco, Va senti. bene. Per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Ma sai, a volte a furia di vederlo Perché qualcosa c'è un po'. ancora qualche. Sì, perché io 2 giorni fa l'ho risentito e c'era una cosetta che mi era sfuggita. Ecco, vedi? Sì, ecco, faccio per dire, c'è una cosetta che mi era sfuggita e poi ti ho detto stasera. Chi ha ascoltato bene ha saputo cogliere. Va Diciamo così. bene, allora diamo la buonanotte a tutti. Io Senz'altro. ringrazio te, Ora. Marco, e ringrazio Ringrazio Daniele anche Bronzo. Daniele. Grazie Daniele. Prego, grazie a Una te, grande Marco, pazienza. e benvenuto in questa banda qua della Notte del Mistero. Grazie, grazie. Ci eravamo Oh, sentiti anche altre volte. Ci eravamo sentiti. Ti beh, ringrazio anche stasera. Buona grazie. Valerio, notte. chiamo. Se non ce la faccio domani, dopodomani ti chiamo, Marco. Ah, va bene, io ti Va aspetto. bene. Valerio, Vado. Bene, mi ci raccomando, aggiorno. contatta Giovanni. Cosa, scusa, non ho Mi capito, Daniele. raccomando, contatta Giovanni. Ti ho Non ho mandato il. avuto il tempo di Ah, farlo. ok, Non mi ho avuto il tempo di raccomando, farlo. ti ho mandato il numero e Perché è tutto. stata una giornata intensa oggi. Immagino. Va Va bene. bene. Buonanotte a Grazie. tutti. Buonanotte. Ciao Marco, Ciao, a buonanotte. giovedì. Buonanotte. Grazie a voi, grazie ancora. Valerio. Grazie, grazie Ciao. a chi A ci ha giovedì. seguito. Ciao, ciao. Buonanotte. Grazie Valerio, ciao, ciao. Ciao. Mi raccomando, contatta Giovanni, ti ho mandato il. Non ho avuto il tempo di farlo. Ah, ok, Non ho mi avuto il tempo di raccomando, farlo. ti ho mandato il numero di. È stata una giornata intensa oggi. Va Va bene, bene. buonanotte a Grazie. tutti. Buonanotte. Ciao Marco, Ciao, a buonanotte. giovedì. Con la labbra sfiori la lingua, bisogna sporcarsi il ventre che strilla. Tu fronzi gli occhi, specchi di vetro, se ancora li guardo non torno più indietro. Oh Merlin, 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 oh Merlin